Allora, buonasera a tutti. Io sono Gino Vannucci e sostituisco il collega Marco Carbone che aveva organizzato questo evento, ma per motivi personali non può essere presente, ma ha chiesto a me di sostituirlo. E insieme a me c'è il professor Luigi Mariani da Milano che parlerà oggi di questo argomento, sono gli agronomi nella storia dell'agricoltura. Luigi Mariani è un professore. Attualmente insegna agronomia generale all'Università di Milano e No, anche si fermi a Brescia, a insegno a Brescia. Brescia, agronomia generale e coltivazione erbacee, ecco. A Brescia, ecco, mi ha Eh sì, se corretto. no poi si È offendono a Milano. presidente anche del MUSA, il Museo di Storia dell'Agricoltura, e ha una vasta esperienza nel campo della meteorologia, della climatologia applicata. Dei modelli di simulazione di colture, analisi vocazionale e previsione meteo per l'agricoltura. E oggi ci racconterà un po' la storia dell'agronomia e niente, la parola al professore. Per quanto di due comunicazioni di servizio, per i crediti formativi, mi diceva il collega Carbone, non importa che vi scriviate nella chat, tanto Zoom registra tutte le presenze. Eventualmente per facilitare il lavoro, poi la segreteria per dare i crediti, se volete segnare sul SIDAF all'evento di oggi, fino a mezzanotte è possibile, così noi scorriamo negli iscritti e possiamo fare un confronto con la registrazione di Zoom degli iscritti sul SIDAF e facciamo presto per dare i crediti. Quindi le domande eventualmente le fate nella chat, io le scorrerò, spero di vederle tutte, casomai se qualcuno prova a alzare la mano e la vedo e magari se riesco gli do la parola per fare la domanda direttamente al Sì, professore. Prego, no, professore, può sì. cominciare. Grazie. Perfetto, grazie, grazie a lei. Allora, aspettate che de devo nascondere il pannello video, se no qui nascondo il controllo. Condivido, informazioni, registrazione. Non me lo fa fare, niente, mi resta questo pannello in alto, ma vediamo se magari aprendolo completamente sia possibile farlo sparire, perché se questo Ecco mi qua, resta qui mi vedete dà bene. veramente fastidio. E la... Però niente. Allora, Si vede solo, scusate. io vedo solo la finestrella in alto dove ci siamo io Ecco, e lei e sono basta. riuscito, sono riuscito, l'ho fatto sparire. Ah, bene. Si dice fa sparire controllo immobili, ecco, questa è la parola magica. Allora, la tematica che affronto oggi, e l'affronto in quanto docente di storia dell'agricoltura, nel senso che io insegno a contratto, l'ho preciso a Milano, sono un agronomo libero professionista e quindi ho docenza a contratto dal 1992. Ho insegnato agrometeorologia fino al 2008, poi agronomia generale sempre a Milano dall'8 al 16 e poi dal 16 non volevo più insegnare perché ero mortalmente stanco, ma mi hanno chiesto la cortesia di insegnare storia dell'agricoltura in quanto la storia dell'agricoltura è da tantissimi anni la mia passione. Mi ha portato a essere un volontario per questo museo nostro, che è il Museo di Storia dell'Agricoltura, e che adesso vi descriverò brevemente. E quindi, grazie a questa attività di volontariato, che poi si esplica in presentazioni fatte in pubblico, eccetera, ho acquisito una certa conoscenza, ecco, di questa materia, che secondo me che trovo affascinante, ecco, da tantissimi punti di vista. E cercherò anche di farvi capire il perché. Ecco, partiamo da un personaggio carismatico per quanto riguarda la storia dell'agricoltura, che è un agronomo Cosimo Ridolfi, ve lo ricordo, che ha una statua in Piazza Santo Spirito a Firenze, e questo, diciamo, speriamo che sia il nome tutelare di questa presentazione. Le slide che vi devo mostrare sono tante, tenete conto che sono una novantina, sono probabilmente troppe. Se vediamo che i tempi non reggono, però la logica è quella di una lezione. Quindi quello che avevo concordato poi con Marco, col vostro collega, appunto Marco, col collega agronomo, sono agronomo anch'io, sono qui iscritto all'Ordine di Milano, ecco, collega Marco Carbone, è proprio il fatto dello sviluppare una lezione. Quindi tenete conto che io ho questo, articolerò la mia presentazione in modo abbastanza ampio. Ecco. Per questo mi sono preparato Casomai diverse facciamo lezioni. una pausa a metà, circa così. Come, scusi? Casomai facciamo una pausa a metà. Perfetto. Ecco, sì, d'accordo questo. Va bene, io sono perfettamente d'accordo. Eccolo, oh, va avanti anche. Allora, premessa storica e museologica. La storia, è la prima slide che presento nei miei corsi di storia dell'agricoltura, serve per dare un senso al passato. Pensate a due diciamo,
testi che conoscete, sicuramente il primo, L'infinito dei leopardi, molti lo sanno a memoria di noi, io ce la faccio anch'io a declamarla se mi ci metto un attimo. Oppure in cui appunto esprime questa angoscia per gli abissi del tempo e finisce con un naufragarmi il dolce in questo mare, no? Oppure pensate alle parole del replicante morente in Blade Runner, se qualcuno di voi, io lo sono, appassionato di fantascienza, ricorderà il romanzo Anche gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick, il grande autore di fantascienza, e il film di Ridley Scott che ebbe la sceneggiatura di Dick. Nel romanzo voi non trovate le parole del replicante morente, il quale dice una cosa molto bella che in qualche modo ha a che fare con Leopardi. Il replicante, e che poi è un attore che è morto proprio l'anno scorso, mi pare, e mi sfugge il nome in questo momento, dice: con questi occhi ho visto cose che voi umani non avreste mai potuto vedere, navi da battaglia in fiamme al largo dei bastioni di Vega, e il raggio verde balenare nella notte alle porte di Tannhäuser. E tutto questo è destinato a perdersi nel tempo, come lacrime nella pioggia, è tempo di morire. Ecco, questa angoscia del tempo che fugge, del fatto che tu non riesci in qualche modo a dare un senso a questa tua esperienza di vita, secondo me è una cosa che tocca molto noi esseri umani. Allora, ecco, la risposta di Erodoto è un greco delle Cumene, cioè è al di fuori della Grecia, quindi sta in Asia Minore, viene dall'Icarnasso, e lui è il primo storico, scrive le storie, e nell'Incipit del libro 1 dice questo: questa è l'esposizione della ricerca di Erodoto dall'Icarnasso, perché nelle imprese degli uomini siano dimenticate a causa del tempo, nelle gesta grandi e meravigliose dei greci e dei barbari giacciono senza fama, e inoltre per quali ragioni esse vennero alle armi gli uni contro gli altri. Ecco, dare un senso alla storia, alla nostra esperienza. In questo caso all'esperienza di agronomi, perché parliamo di storia dell'agricoltura. L'utilità della storia, perché è utile la storia? Molti italiani odiano la storia. Io ho notato spesso quando tu gli fai un richiamo che vada oltre i 50 anni fa, ti dicono che è roba da muffiti, cose che è meglio non fare, che non stanno bene, eccetera. Però io dico, innanzitutto conoscere la storia serve a evitare luoghi comuni imbarazzanti, che io oggi sento tanto dire anche dai nostri politici, e che sono un luogo comune terribile, quello che dice ritorniamo al Medioevo, come paradigma di tutte le sciagure. Ecco, ricordiamoci il Medioevo com'era in Toscana, per esempio, com'è stato in termini di progresso culturale. Molte delle istituzioni che noi abbiamo oggi le dobbiamo proprio al Medioevo, a partire scoperte, invenzioni, pensate agli occhiali, tanto per fare un esempio. Poi in generale voglio ricordare che riflettere sul passato è anche utile per capire in qualche modo, non dico per avere una magistra vitae, ecco, come dicevano i romani, ma almeno per avere qualche strumento utile per interpretare il presente e progettare il futuro. Ecco, questa è un po' la logica. E tra l'altro ricordo, e qui vi ho messo proprio un'immagine emblematica, che è quella di un asse repubblicano. L'asse repubblicano è una moneta in bronzo che è stata coniata per centinaia di anni in epoca romana. E allora vedete che in una delle due facce c'è Giano Bifronte. Guarda al passato e guarda al futuro insieme. Quindi ecco la capacità di guardare al passato e al contempo al futuro. Questo dà un'impronta poi questa presenza sulle monete anche allo spirito. Poi ovviamente lo spirito romano dall'altra parte aveva la nave con i rostri, ecco, che ti diceva che il potere si esercita con la forza. Ecco, questi erano i due lati, diciamo, della medaglia. E poi ricordo su questo la lezione di Giambattista Vico: non si può pretendere di capire un fenomeno se non se ne indagano le origini e l'evoluzione del tempo. Ecco, rispetto all'agricoltura, allora, cosa dovremmo dire? È un fenomeno che ha più di 10.000 anni, alcune decine di migliaia di anni, se la vediamo partendo dall'ignicoltura di cui faremo cenno più avanti. Allora, è più che mai essenziale porsi in una logica di tipo vichiano. E noi come Museo di Storia dell'Agricoltura, che Lombardo, perché? Perché chi ha fondato il museo ambiva ad avere finanziamenti dalla regione Lombardia e quindi mise Lombardo, ma in realtà è un museo che ha una vocazione, vedremo, globale. Tra l'altro è stato fondato da un toscano, adesso vedremo fra poco. Quindi, siamo in uno dei più bei castelli. Castello Bolognini di Sant'Angelo Lodigiano è uno dei capolavori dell'architettura militare dei Visconti, che furono, sapete, il principato emergente in Italia, insomma, nel XIV secolo. E allora
costruito tra 1250 e 1384. Perché è costruito lì? Perché sta su un argine dell'Ambro, e lì c'è un ponte che voi qui non vedete perché è dall'altra parte, però a protezione di questo ponte che stava, diciamo, che era su una strada che poi portava verso le valli piacentine o pavesi, e quindi poi dal Piacentino si andava a Genova, che era il grande porto commerciale dei Visconti, di Milano. A questo punto questo castello ci sta bene lì, ecco, ha un suo senso. È un castello in cui si respira anche la grande storia, perché qui, secondo il codice dell'Atlantico, foglio 183, ci passò Leonardo da Vinci, c'è stato Giacomo Casanova, ci sono passati di fianco Francesco I e Napoleone, perché alcune grandi battaglie si sono combattute lì. Pensate a Marignano, Pavia, battaglie che decidono le destine d'Italia, Lodi, ecco, nel 796. Ecco, allora la fondazione. Un signore, un illustre, diciamo scienziato, ordinario di patologia vegetale a Milano, ma laureato in scienze agrarie a Pisa, ecco, e quindi ecco il legame anche con la Toscana, lancia Elio Baldacci, quindi vedete appunto in questa lapide, fondatore e primo presidente 1979-85 del museo, che gli volle costituire testimonianza della millenaria storia dell'agricoltura. E quest'idea lui la lancia in occasione di un convegno internazionale di storia dell'agricoltura che si tenne a Milano in coincidenza col centenario della Facoltà dell'Agraria, e quindi nel 1971. Ecco, questo, e lui era preside di Agraria, quindi lanciò questa idea. Ecco allora il significato del museo. Lui non voleva, lui, ma anche gli altri fondatori, ricordo il professor Gaetano Forni, il professor Maggiore, altri, oddio, Giuseppe Frediani, ecco, personaggi che hanno, diciamo, dato l'impronta iniziale, non volevano una raccolta d'oggetti, volevano una storia dell'agricoltura. E quindi ecco che il museo è visto come un percorso storico dalle origini alla rivoluzione verde, dalle origini dell'agricoltura alla rivoluzione verde, e comprende anche una sezione etnografica che è dedicata alla cascina lodigiana tra 8 e 900. E tra l'altro, per me è molto importante anche dal punto di vista didattico, perché io ci porto gli studenti, ci porto, si fa per dire, ci portavo gli studenti prima che arrivasse il Covid, perché ormai tutto è remotizzato, e portarli al museo per 2 anni è stato impossibile negli ultimi due cicli scolastici. Ecco. Però ecco, è un elemento essenziale per le attività didattiche. Tra l'altro, ricordo, per chi fosse interessato, che esiste un sito che è www.mulsa, Mulsa sta per Museo Lombardo Storia e Agricoltura, mulsa.it, e questo sito appunto è stato molto sviluppato dall'amico Osvaldo Failla, che è docente di viticoltura a Milano, ordinario di viticoltura, e che segue la parte, diciamo, sito, proprio perché col Covid abbiamo cercato di remotizzarci, ecco, dando degli strumenti tipo visite virtuali, che sono essenziali per dare una visibilità a un museo che deve dare qualcosa alla gente. Se non dice più niente a nessuno, è chiaro che sparisce. Ecco, questa è un po' la cosa. Qui vedete uno dei simboli del museo, che è questa scena d'aratura romana, è un diorama, diciamo, dell'aratura romana, con un aratro appunto con vomero a lancia, diciamo, con vomero in ferro a lancia, e appunto due bovini, tra l'altro di razza chianina. Ecco, queste sono le 18 sale del museo. Dalla sala introduttiva, vedete, si passa attraverso l'ignicoltura, la rivoluzione neolitica, la rivoluzione dell'aratro, pastorizia, agricoltura greca, etrusca, romana, la parte, come si dice, etnografica, dedicata alla cascina lodigiana, e poi su Medioevo, Rinascimento, XVIII-XIX secolo, la rivoluzione verde. Tutto questo, ecco, con una logica, appunto, con un'aspirazione un pochino globale, ecco, far capire anche i legami con le altre agricolture, ad esempio, contributi di altre agricolture. È possibile che noi in Italia coltiviamo specie che per la grandissima maggioranza non sono originarie del nostro territorio, sono frutto di altri tipi di sistemi agricoli, sono state portate qui nel tempo e sono diventate il nucleo della nostra agricoltura. Ecco, questo cerchiamo sempre di farlo capire anche ai nostri visitatori. E quindi, al di là di un invito, adesso passo una breve premessa sulla storia dell'agricoltura. Allora, la si può raccontare da tanti punti di vista, la storia dell'agricoltura. Io mi ci sono avvicinato, per esempio, perché mi occupavo, appunto, originariamente, io mi sono occupato di agrometeorologia, agroclimatologia, mi sono avvicinato al discorso del paleoclima, e guarda caso il paleoclima è legato all'agricoltura, perché copre tutto l'Olocene, la storia dell'agricoltura. E quindi allora è da lì che poi mi sono avvicinato anche alle problematiche storiche dell'agricoltura. Allora, quindi potrebbe essere uno studio dei rapporti del clima, dei
e della sua variabilità spazio-temporale con l'agricoltura, visto nel tempo, quindi. Oppure anche storia di una tecnologia, pensate alle innovazioni successive, alle quelle che si chiamano rivoluzioni in gergo, rivoluzione neolitica, rivoluzione dell'aratro del carro, rivoluzione del ferro e via via, venendo avanti verso di noi. Ecco. Poi ancora dal punto di vista etnografico e antropologico, le popolazioni rurali con i loro costumi, le loro tradizioni, il senso d'appartenenza a una comunità, tutte cose che oggi si sono scordate ma ancora sopravvivono. Quando parli con i vecchi ti accorgi che le cose ci sono ancora, è un mondo che non è superato, è un mondo che aveva tante crucialità, tanti aspetti certamente negativi. La gente è fuggita dalle cascine tra gli anni 50 e 60 perché non ne poteva più, di fame, di freddo e di tutta una serie di altre cose. Però resta il fatto che c'erano tutta una serie di elementi positivi, diciamo, in tutto questo sistema di vita che vanno comunque tenuti presenti e recuperati. Certo, e allora qui anche dal punto di vista degli agronomi, cioè di coloro che interpretano e traducono in tecnologie le competenze scientifiche. E quest'ultimo, l'angolo di visuale che farò riferimento, utilizzando come cartina di tornasole alcune figure esemplari. Quale figure? Questo è il mio ideotipo, diciamo, di sviluppo. Vediamo se poi ce la farò a dirvele tutte, ma in ogni caso il Neolitico, gli ignoti geni della domesticazione, la Mesopotamia, dove l'agricoltura per la prima volta viene messa in forma scritta attraverso un trattato. Il mondo ellenistico e greco, Esiodo, Omero e Magone. Magone appartiene all'ellenismo perché comunque è punico. Mondo romano, Varrone e Columella. Medioevo, Ibn al-Awan, è un agronomo andaluso, arabo, Pierre de Crescenzi. Rinascimento, Gallo, Tarello, Herrera, Desser, Ehrenbach. Un po' difficile. Il XVIII secolo, Taher, Young, Montelatti, Cittadoni Tozzetti, XIX, Ridolfi, Cantoni, Cavour e altri, XX, Vavilo, Strampelli, Oliva, Burlau. Ecco, con questo elenco io ho lasciato fuori una quantità di personaggi, tant'è vero che chi conosce bene questa vicenda potrà dire ma è arbitraria questa cosa qui, certo ne ha esclusi molti, ho escluso Virgilio, ho escluso Pliny il Vecchio, De Saussure, Libri, Lose, Gilbert e tanti altri, e comunque lo scopo mio è quello di incuriosire, per questo non mi spaventa se poi a un certo punto dirò alcuni li salto, ecco perché sono slide in più, ve le lascio comunque, per me è importante che restino, che vi restino, perché è un tracciato su cui io ho cercato di mettere tutta la passione che possiedo, anche il mio patrimonio di conoscenze, e vorrei che qualcuno in qualche modo fosse sensibile a questi aspetti, perché lo vedo, è difficile oggi parlare di aspetti storici, oggi siamo molto appiattiti sul presente, questo secondo me non è un bene. Ecco, anche, non ultimo per il fatto che abbiamo un patrimonio storico enorme, e quindi in qualche modo dare un senso a questo patrimonio storico è una cosa importante, ecco, noi come italiani, ecco lo dico. Alcuni riferimenti, io ricordo i 7 volumi, e qui vi dimostra la vastità della vicenda agronomica. Le scienze agrarie nell'Ovest, nell'Occidente, dell'amico Antonio Saltini, questo è il volume 7, quello che vi ho presentato, oppure i 5 volumi della storia dell'agricoltura italiana, questo è il volume dedicato all'età antica, appunto l'Italia romana, appunto di questi 5 volumi dell'Accademia dei Gergofili. Questo è per chi volesse approfondire queste tematiche. Io più volte ho carezzato l'idea di scrivere qualcosa di sistematico, poi ti spaventi quando ti trovi di fronte al fatto che quando vuoi sviluppare in modo sistematico questa materia ti accorgi che scavi, scavi, scavi e alla fine produci migliaia di pagine. Questo è una cosa che, perché poi più scrivi, poi più devi stare attento alle strafalcioni, agli errori. È una cosa che veramente ti impegna per una vita poi alla fine. Quindi io, dovendo lavorare per vivere, perché sono un agronomo, quindi lavoro facendo la professione, tenete conto che di università non si vive, non si campa, con i contratti universitari. Sono contratti da qualche migliaio di euro l'anno, quindi se vi propongono un contratto come colleghi vi dico stateci attenti, insomma pensateci bene prima di prendere questa decisione, se avete una famiglia da mantenere tra l'altro. Io invece sono ormai abbastanza sull'anzianotto, quindi tutto sommato non ho più di queste incombenze, però certamente faccio vivere la professione, quindi non ho il tempo che vorrei per dedicarmi a sviluppare anche tematiche in forma scritta. Comunque, ecco, una cosa che mi ha sostanzialmente lasciato molto, e questo lo sottopongo anche alla vostra riflessione, lasciato molto male, direi così, è la marginalizzazione del pensiero agronomico che ho colto in Expo 2015. Lo dico anche perché abbiamo avuto tanti contatti con l'Expo come museo,
proprio perché abbiamo cercato di dare un'impronta storica a questa vicenda. Allora, vi faccio solo un piccolo esempio. L'Expo si proponeva di parlare alle 500 milioni di aziende agricole che sono presenti al mondo. Allora, naturalmente, pensate allora agli ambasciatori di Expo, erano 86, e gli 86 ambasciatori di Expo non c'era un agronomo, non c'era un agricoltore, non c'era un perito agrario. In compenso c'erano 25 campioni dello sport, 21 personaggi dello spettacolo, 14 personaggi del mondo della culinaria, gli chef stellati, 9 architetti e designer, 5 imprenditori di successo, filosofi, un paio di astronauti, mi pare. Ecco, questa allora, domando a voi, e attenzione, se c'è qualcuno che vuole anche fare una domanda, io la rispondo poi, perché sono cose su cui mi sento molto motivato a ragionare. In un Expo dedicato alla medicina, per esempio, che sarebbe una cosa interessantissima da fare, sarebbe potuto accadere qualcosa di analogo? I medici avrebbero accettato una cosa del genere, una marginalizzazione di questo tipo? Io credo di no. Ecco, allo stesso modo i medici si ispirano ad Ippocrate e gli agronomi. Ecco, allora qui ecco la storia perché ci serve. Vedremo che alcuni fra gli agronomi di cui parleremo furono anche medici. Esempio, Giovanni Targioni Tozzetti, grande agronomo toscano e anche medico. Gaetano Cantoni. I medici si ispirano ancora oggi ad Ippocrate, che è uno scienziato del IV secolo a.C., greco. E nella loro facoltà hanno spazio per corsi di storia della medicina. Esempio, io conosco benissimo un amico che tra l'altro è di origine piacentina, io sono piacentino d'origine della montagna, lui invece della pianura, Gilberto Corbellini, è ordinario di storia della medicina a Roma. Perché gli agronomi della loro facoltà non fanno lo stesso? Io sono un docente di storia dell'agricoltura, sono docente a contratto. Morirò docente a contratto, ecco, no, se mi faranno mi rinnoveranno il contratto. Capite che questo denota anche una carenza di attenzione agli aspetti storici che è tipica del nostro mondo agronomico e su quale dovremmo mettere una pezza, ecco, sarebbe molto importante, anche perché poi quando io guardo per esempio il monumento a Cantoni nel cortile della Facoltà d'Agraria di Milano, in cui colpevoli personaggi non lasciano crescere l'edera e quindi coprono il fregio. Questo fregio è interessantissimo, il fregio del monumento. Io ogni tanto lo pulisco quando passo di lì, sempre meno volte, sempre più raramente. Però in questo fregio c'è il simbolo del colobro d'Esculapio, lo vedete qui. Non so se vedete la freccina. Vedete le mie frecce, la mia freccia quando Sì, presento. Questo è il colobro d'Esculapio perché lui era medico. Era figlio di un medico chirurgo, era medico anche lui, poi a un certo punto passò all'agronomia, ecco, intorno al 1535, 15... scusate, 835-840, intorno al 840 più o meno. E poi tante altre cose che si possono leggere, perché i simboli hanno un valore. Lui, una delle cose più tristi che ebbe nella sua vita è il fatto che lui scoprì il rimedio contro una malattia terribile del bacco da seta, che era la fibrina, e questo rimedio se lo autoattribuì. Un grandissimo scienziato che si chiama Pasteur, il quale senza nessuna pietà per questo signore che aveva fatto la scoperta 10 anni prima di lui, dichiarò che era lui a averlo scoperto e anzi denigrò in modo pesantissimo il nostro Gaetano Cantoni. Però queste sono altre cose su cui al momento è meglio non indagare. Però ecco allora, queste cose secondo me devono essere cose su cui gli agronomi devono riflettere. E cercare di approfondire questa tematica. Allora, però, andiamo oltre la teoria e proviamo a calarci nel fiume della storia. E il fiume della storia è una cosa veramente molto bella, interessante. La storia prima della storia scritta, innanzitutto. Allora, guardate questo: indiani pedinieri che incendiano la prateria in un dipinto nel 1905. Perché questo popolo precolombiano, quindi erano tribù appunto di indiani cacciatori, di cacciatori raccoglitori, quindi ecco quindi facevano attività di caccia raccolta, caccia al bisonte. Perché incendiano la prateria? Ma per fare sviluppare l'erba nuova e quindi attirare i bisonti. Allora, da queste osservazioni nasce l'ipotesi dell'ignicoltura come forma di protoagricoltura, in cui i nostri antenati incendiavano per favorire lo sviluppo di piante eduli, innanzitutto, esempio i cereali. I cereali sono delle pirofite e quindi si giovano del fuoco per espandere la loro presenza. Oppure anche il girasole, per esempio il girasole da tuberi, altra pirofita. Oppure ancora per far sviluppare erba che attirava la cacciagione. Ecco, vedete come l'ipotesi nasce prima di aver qualcosa di scritto. Ecco. Allora noi ci rivolgiamo all'archeologia, ci rivolgiamo anche agli etnografi che studiano
presso i popoli, gli ultimi popoli di cacciatori e raccoglitori, i comportamenti, e aiutano anche noi che ci occupiamo di storia dell'agricoltura a fare questo tipo di riflessioni. Poi arriviamo a un evento che è chiave per la storia umana, che non cesserà mai di stupirci per il fatto che si sviluppa in modo sincrono in quattro parti del mondo. Di mezzo c'è anche la CO2, c'è di mezzo la, che aumenta dopo la fine dell'ultima era glaciale, c'è di mezzo anche l'aumento delle temperature, ma in realtà vedete che le zone di origine di domesticazione sono zone intertropicali in cui si sarebbe potuto domesticare anche prima in era glaciale, invece non lo si è fatto. Parte tutto intorno a 10.000 anni fa, in quattro grandi centri di domesticazione: il centro orientale, che è quello del riso, la mezzaluna fertile, la zona subsahariana, civiltà del sorgo, la zona del centro Sud America, civiltà del mais, con tante altre culture a color lario. Io non sto adesso ad approfondire, però mi interessa una riflessione fatta da un personaggio che io trovo di grandissimo interesse, che è Jean Jaurès. Non so se alcuni di voi lo conoscono. Fu segretario del Partito Socialista francese, ucciso, assassinato nel 1914 da un fanatico nazionalista, perché lui era pacifista, quindi allora questo suo pacifismo l'ha pagato in quel modo. Ecco. E Jaurès nel 1901 su L'Humanité, che era l'organo del Partito Socialista francese, era un mensile allora, poi diventerà l'organo del Partito Comunista, se non ero più avanti. Ma in ogni caso, lui scrive questa frase che secondo me, che tra l'altro mi ha citato un nostro collega francese, io da allora la tengo sempre molto da conto, che è la seguente, ve la leggo. Le cosiddette produzioni naturali non sono per la maggior parte, almeno quelle che soddisfano i bisogni dell'uomo, opera spontanea della natura. Nel grano della vite esisterebbero se alcuni uomini, grandi geni sconosciuti, non li avessero lettamente selezionati da graminacee e vite selvatiche. È l'uomo che ha intuito in povere spighe tremanti nel vento che spazzavano la prateria il futuro tesoro del grano. È l'uomo che ha forzato la linfa della terra a condensare la sua sostanza più fine e saporita nel chicco di grano o a gonfiare il chicco delle uve. Gli uomini smemorati oggi confrontano quello che chiamano vino naturale con il vino artificiale, le creazioni della natura con le combinazioni della chimica. Non c'è vino naturale, non c'è grano naturale. Pane e vino sono prodotti del genio dell'uomo. Ecco, questa è la mentalità positivistica, limitata finché vorrete, però c'è un messaggio secondo me forte anche rispetto a quelle che sono alcune visuali esterne rispetto al mondo agricolo ed agronomico. A questo punto passiamo oltre un grande salto in avanti all'agronomia del mondo antico, perché con la domesticazione incomincia un'agricoltura che produce molto poco. E a questo punto poi nel mondo antico viene inventato l'aratro e la produttività incrementa in modo potente. E noi entriamo con un'agricoltura, la prima di cui ho tratto, è che è l'agricoltura sumerica. I sumeri sono un popolo fantastico, creano tantissime cose nuove, pensate alla ruota, pensate all'arco, pensate alla... ce ne sono diverse. La scrittura, scusate, la scrittura è prodotto dei sumeri. Con la scrittura scrivono il più antico trattato d'agronomia, manuale dell'agricoltura sumerica. È un manuale che ancora stupisce per la vocazione quantitativa che gli sta dietro, e lo vedremo adesso, leggeremo un piccolo brano. Questa è una tavoletta che in sumerico ed accadico, perché sapete che nella Mesopotamia sono arrivati tantissimi popoli che si sono, uno dopo l'altro, ecco, in rapida sequenza. Allora qui c'è il sumerico, c'è una riga in sumerico e una riga in accadico, l'impero accadico intorno al 2000 a.C., per intenderci. Tavoletta datata al XV-XVI secolo a.C., precede di molti secoli, siamo intorno a 800 anni prima, le opere Giorri del greco Esiodo, che è il secondo trattato di cui parleremo, ed è stata ritrovata nel 1949 negli scavi di Nippur, una spedizione dell'Oriental Institute dell'Università di Chicago. Leggiamo questo brano, perché secondo me è molto utile. Quando stai per arare il tuo campo, lascia il tuo aratro, che il tuo aratro rompa le stoppie. È un aratro seminatore, loro usavano un aratro seminatore, un decisore, che può ricordare un po' i nostri strumenti per il minimum tillage, se vogliamo vedere qualcosa di vicino a noi. I buoi da aratro avranno buoi di rimpiazzo, guardate l'attenzione all'avere sempre alla manutenzione anche degli strumenti, che adesso leggeremo. Il legame tra bue e bue sarà abbastanza elastico. Ogni aratro seminatore avrà un aratro di rimpiazzo, la cultura della manutenzione, sulla base della quale si fonda la nostra civiltà. Senza manutenzione va tutto rotto. La quota assegnata per un aratro è di 150 IQ, è una unità di superficie, ve l'ho messa qui sotto, sostanzialmente un IQ sono 3.600 metri quadri.
ma tu dovrai sistemare l'attrezzo dopo 144 IQ, in modo che il lavoro si svolga agevolmente. Per ogni burr si semineranno, il burr è più grande dell'IQ, sono 64.800 metri quadri, sono più di 6 ettari, 6 ettari e mezzo. Si semineranno 1,5 toldri di semente. Allora, 1,5 toldri sono circa 130 kg. 130 kg per 6 ettari e mezzo. Significa che andiamo giù a 20 kg per ettaro, che sono una miseria rispetto a oggi. Oggi seminiamo 180 kg. Allora, cosa vuol dire questo? Che sono sbagliate le unità di misura? No, vuol dire che era coltivata sfruttando molto di più la capacità di accestimento, cioè la capacità di fare schibiche per singola pianta. Ce lo dimostra anche il fatto che la distanza interfila era, vedete, fai 8 solchi per ogni ninda. Un ninda sono 36, scusate, c'è scritto qua, sono 6 metri, e quindi 8 solchi significa una fila ogni 70 centimetri, grosso modo. La distanza a cui si semina il mais, vedete che era molto diversa la visione che avevano allora, però c'era una visione quantitativa. Accidenti, ma dico, ma un trattato che data 3.500 anni che si infila a descrivere cose tanto fini, tanto raffinate, tanto quantitative. Ecco, questo secondo me è una cosa che mi ha sempre colpito di questo tipo di, però di tipo di opera. Però per capire il fatto che i 20 kg per ettaro non fossero così balzani, voglio citarvi una cosa più recente. Ci avviciniamo di circa 15 secoli, e arriviamo alla parabola del seminatore. Matteo 13, Gesù parla del seme che cade nella buona terra e porta frutto in ragione del 30, del 60, del 100 per uno. E nel 1930 Alberto Oliva, agronomo toscano, anche preside della facoltà d'agraria, dà questa interpretazione quantitativa alla parabola. In Siria si seminavano 30 kg di seme per ettaro, vedete, molto vicini ai 20 kg di cui parlavamo prima, cui parla il trattato sumerico. Pertanto il prodotto sono 9 quintali per ettaro per chi dà il 30, 18 per chi dà il 60 e 30 quintali per ettaro per chi dà il 100. Quindi vuol dire che 9 quintali per ettaro in sostanza era l'ordinarietà nella produzione di frumento in epoca agustea, 18 in Siria, intendiamoci. 18 quintali per ettaro erano già una quantità rilevante e 30 era una quantità praticamente inavvicinabile. Ecco, oggi la media produttiva in Italia sono 60 quintali per ettaro, se non erro la media nazionale. Quindi ecco, questo anche per dirvi che quei 20 kg che troviamo nel manuale sumerico non sono così fuori dall'ordinario. Ecco. E questo richiamo Alberto Oliva perché è un personaggio che è legato a un libro che io ho letto tanti anni fa, su un consiglio di un collega che è Tommaso Maggiore, che devo dire mi ha consigliato questo libro, che è un evergreen, direi così. Si chiama La politica granaria di Roma antica, dal 265 a.C. al 410 d.C. Questa è la mia copia scansionata, anche perché non potevo farne a meno, e quindi questi i volumi più interessanti per me. Cerco di acquistarli. Oggi è possibile sul mercato dell'usato anche a prezzi molto contenuti. Ecco, Oliva si laurea a Pisa nel 1902. Vedete Pisa com'è? Quanti agronomi ha sfornato? È già il secondo, mi sembra che citiamo. Sì, l'altro era il Baldacci. A Pisa nel 1902. Opera nelle cattedre ambulanti a Mantova, a Parma con Bizzozero, a Siena, arriva a Siena. Diventa docente di agronomia a Firenze nel 1931 e preside di facoltà dal 1937 al 1943. E qui di Oliva, pagina 10 dell'introduzione, cito questa frase che secondo me è centrale per la nostra riflessione agronomica. La tecnica moderna, in confronto a quella antica, assieme a molti mezzi tecnici nuovi e perfezionati, ne dispone di due poderosi per risolvere in pieno il problema agrario mondiale. Razze a prodigiosa capacità produttiva, e azoto a buon mercato ricavato industrialmente dalla miniera inesauribile dell'aria. Ecco, questo è il cuore della rivoluzione verde. La rivoluzione verde che voi ritrovate dagli anni 50 del Novecento, per frumento in Italia, per frumento e mais, e che per il riso era iniziata invece alla fine dell'Ottocento, 1895. C'è un lavoro molto recente pubblicato da me e da altri due colleghi sull'Agronomy Journal, che è la rivista scientifica dell'American Society, quindi della Società Italiana d'Agronomia, Società Americana d'Agronomia, proprio che tratta di questi preludi alla rivoluzione verde.
Però questo mi preme segnalarvi questo testo, è un testo veramente chiave per capire tante cose sul passato e fare anche qualche riflessione sul presente. Veniamo poi ai greci, che scrivono poco d'agricoltura, perché sono dei cittadini. E l'agricoltura greca vanta infatti poche testimonianze scritte. La tecnologia è tramandata soprattutto in forma orale. Quella greca infatti è soprattutto una cultura urbana, loro parlano della polis, la cultura dominante è quella urbana, in effetti. Io ho due esempi da portarvi. Socrate non si allontana mai da Atene, solo una volta come oplita nell'esercito ateniese va a combattere e esce ad Atene. Poi non abbandona più la città, sta sempre in città. E un amico che gli rimprovera di non mettere piede fuori città, gli risponde che dai suoi concittadini apprende molte cose, mentre la campagna e gli alberi non sono disposti a insegnargli nulla. Mentre io, da agronomo, dico che la campagna e gli alberi mi insegnano una quantità di cose fantastiche. Quindi sono proprio totalmente all'opposto rispetto a Socrate, che però stimo per tanti altri aspetti suoi. Ecco, non voglio assolutamente mettere la potenza del suo pensiero, insomma, che è tramandato attraverso altri, è veramente molto importante. Poi la seconda cosa su cui richiamo la vostra attenzione, che mi colpisce da tanto, è la diversità negli onori attribuiti ai 300 spartiate di Leonida e ai 700 opliti della Beozia, tutti caduti alle Termopili. Ecco, gli spartiati di Leonida, che sono i guerrieri di elite di Leonida, muoiono, ma muoiono anche 700 agricoltori della Beozia. La Beozia per i greci è almeno tradizionalmente, è patria di gente tarda. E difatti il Beota è una persona, vedete, non è un termine bello da dare a una persona. Tu sei un Beota. E la Beozia ha dato i natali, tra l'altro, a tanti illustri, anche studiosi greci. Esiodo, per esempio, della Beozia. Però, ecco, a questo punto vedete diversi pesi e misure. Ecco, l'urbano e il rurale. Due cose diverse. Una di più conta di più, l'altra di meno. Comunque ricordiamo che ai greci dobbiamo il nome di agronomo. Noi ci chiamiamo agronomi perché i greci incominciarono a parlare di questo premensore, appunto, e chiamandolo in questo modo. Ai greci dobbiamo il poema agricolo, le opere I giorni di Esiodo, che non citerò in questa sede perché ovviamente non c'è tempo, e poi degli interessantissimi brani di Eliade e Odissea. Se vi capitasse di andare a riprendere quando la Teti va da, come si dice, da Vulcano a fare. A fare, come si dice, oddio, a produrre le armi di Achille che Patroclo aveva perso in battaglia, travestendosi da Achille, ricordato ucciso da Ettore poi, no? Allora c'è una descrizione dello scudo di Achille che è fantastico nel termine, perché parla di cereali, di frumento, parla di vite, descrive in modo bellissimo la campagna greca. Oppure ancora vi ricordo le descrizioni dell'Odissea, la porcinaia di Omeo, l'orto di Laerte, l'uso del letame che viene fatto quando il cane, vi ricordate, Argo si leva dal mucchio di letame, il letame con cui, dice Omero, veniva concimati i campi del re. Allora ecco, queste sono cose che hanno un grande interesse comunque. Ecco. Anche se di agricoltura greca abbiamo pochi trattati, ecco, agricoli. Invece il mondo romano è completamente all'opposto. Gli romani sono un popolo molto pragmatico, hanno poco a che fare probabilmente con noi italiani di oggi. Cioè noi siamo eredi, ma in realtà non si sentivano molto legati a particolari territori. Loro avevano una visione universalistica probabilmente. I romani, scrive Vitruvio nel De Architettura, non fanno scoperte originali, ma prendono le migliori scoperte di altri. E le ingegnerizzano, diciamo così. Ecco, io l'ho scritto a memoria, sta cosa, senza rileggere la frase esatta, e quindi ho detto le traducono in applicazioni industriali. E ho due esempi molto concreti. Il fregio della tomba d'Eurisace, primo secolo d.C., sta a Roma, appunto, e il vicino a Porta Maggiore, se non erro. Comunque il fregio è interessantissimo perché ci mostra una produzione industriale di pane. Un panificio industriale questo. Eurisace, che era un panettiere industriale, mostra questo tipo di filiera, diciamo, che produce alla fine pane che viene distribuito in ceste, vedete. E poi quest'altro bellissimo esempio che viene da Barbegal. Barbegal è una località della Provenza e abbiamo il mulino, un mulino d'acqua,
Ma il mulino d'acqua, che non è un'invenzione romana, in questo caso i romani lo rendono industriale, e sono 16 mulini messi in caduta su un fianco di una collina e che sono alimentati da acqua che arriva attraverso un acquedotto apposito. Ecco, questo ci dimostra, insomma, sono dimostrazioni di questo atteggiamento molto concreto, per cui cercavano le cose migliori e le rendevano poi operative a livello che altri popoli non sapevano fare, non facevano. E allora ricordo la trattatistica agronomica, una vastissima trattatistica, di cui conosciamo solo una piccola parte, perché tenete conto che di alcuni trattati li abbiamo ancora oggi, altri non li abbiamo perduti. Non so, il trattato di Saserna, per esempio, ma abbiamo Catone, per esempio, abbiamo Varrone, abbiamo Virgilio, abbiamo Columella, Plinio il Vecchio, abbiamo Palladio, non abbiamo Tremelio Scrofa, non abbiamo Gargilio. Per cui, per esempio, quando Columella parla male di Tremedio Scrofa, attribuendogli delle cose di un certo tipo, cioè alcune idee a cui lui era fermamente contrario, noi non abbiamo modo di leggere cosa veramente scrivesse Tremelio. Detto Scrofa per una ragione che non sto adesso qui a raccontarvi, a meno che me lo chiediate, che è un aneddoto un pochino strano. Vi ricordo che fino al Medioevo noi non avevamo Columella, era andato perduto. Si riteneva perduto. Avevamo qualche traccia di Columella raccontata da Palladio, avevamo dei, scusate, ampi brani di Columella ripresi da Palladio, che è un agronomo, un trattatista della parte tarda dell'impero. E allora ecco che il recupero di un esemplare della rustica di Columella da parte di Poggio Brazzolini, alto grande toscano, umanista, presso il monastero di San Gallo, segna una delle pagine più belle dell'umanesimo. Accidenti, continuo a parlare di toscani, e qui i lombardi incominceranno ad arrabbiarsi se va avanti così, ma d'altronde abbiamo di fronte alcune evidenze veramente di grandissima levatura, non posso fare a meno di citarle, insomma. E tra l'altro, ecco, per dirvi quanto i romani fossero attenti alle conoscenze agronomiche di altri popoli, un esempio è quello di Magone. Magone è un grandissimo agronomo, tra l'altro un generale cartaginese. I Magonidi erano delle due famiglie dominanti a Cartagine. E intorno al 300 a.C. Catone scrive in punico un'opera in 28 volumi, che è la sintesi del sapere agronomico cartaginese, che sarà poi tradotto in latino e in greco. L'opera è andata perduta, ma le citazioni di Magone le abbiamo, le troviamo in Virgilio, Columella e Plinio, ce ne sono alcune bellissime sull'esposizione da dare alla vite, per esempio, o altre cose di questo genere. Quando i romani occupano Cartagine, sconfiggendo i cartaginesi con Scipione l'Africano nel 146 a Zama, i libri delle biblioteche sono donati agli alleati numidi, tutti tranne uno. L'unica eccezione è il Trattato di Magone, che viene portato a Roma e affidato alla traduzione di Decimo Silano, che era un esperto in lingua punica, era un traduttore sostanzialmente, il quale lo traduce in latino. E così impronta tutta la trattatistica latina. Ecco, Virgilio, Columella, citano Magone e Plinio. Allora, vedete, un popolo che ce l'aveva a morte con i cartaginesi, che decide di tradurre, quando in realtà il principale nemico dei cartaginesi, che si chiamava Catone, Catone il censore, quello che porta i fichi in Senato a Roma e dice: vedete, questi fichi sono stati raccolti a Cartagine, Cartagine è vicina, dobbiamo distruggerla perché altrimenti distruggerà noi. A questo punto, ecco, i romani potevano dire: ma noi abbiamo il trattato di Catone, che era un trattato appunto agronomico, perché tradurre quello appunto di Magone? Invece lo traducono. Questo è, secondo me, sintomo di un'attenzione, della capacità di mettere insieme saperi diversi, che è una cosa molto, direi, molto interessante. Tra l'altro vi riporto qui alcuni bellissimi oggetti di arte cartaginese, come questo Baal Hamon. Baal è un di sono di dei dell'agricoltura, i Baal. Trovate anche nella Bibbia citati, perché i Cananei, che sono anche loro di stirpe semitica e quindi di stirpe punica, erano gli avversari di Israele. Vi ricordo Elia che combatte contro i sacerdoti di Baal. E qui vedete invece una moneta che ci ricorda stranamente una moneta italiana. Guardate le 10 lire della Repubblica Italiana con il frumento duro probabilmente, e qui un aratro discessore. E qui vedete invece l'aratro decisore ancora, in una moneta cartaginese, e qui Tanit, che è la dea dell'agricoltura, con le spighe di grano. Quindi vedete che nel tempo alcuni stilemi, alcuni sono ricorrenti, ritornano, ecco. E quindi questo è un legame del passato col presente.
Varrone, la conoscenza delle cose agrarie. Cito Varrone perché ho trovato che Varrone piaceva molto a Nazareno Strampelli, che è stato il grande selezionatore di grande genetista italiano della prima metà del Novecento, che tra l'altro ha lavorato a lungo nel castello di Sant'Angelo Lovigiano. È un'altra storia questa che vi racconterò magari un'altra volta. Strampelli operò per lunghi anni a Rieti, che era patria di Varrone. E lui, il suo motto, il motto di Strampelli, era il seguente, che adesso vi leggo. La natura ci ha dato due strade per giungere alla conoscenza delle cose agrarie, e cioè l'esperienza e l'imitazione. Gli antichi agricoltori appresero la gran parte delle cose tramite l'esperienza, mentre i loro discendenti appresero soprattutto tramite l'imitazione. Noi dovremmo oggi fare ambedue le cose, e cioè da un lato imitare gli altri e dall'altro assaggiare le cose tramite esperimenti svolti non tanto seguendo il caso quanto adottando un metodo razionale. Qui in nuce c'è già il pensiero di Galileo, altro illustre toscano. E però vedete allora che il passato e il presente si legano in qualche modo e che questo secondo me è una cosa interessante che devo in qualche modo a Strampelli, perché se non me l'avesse messa in evidenza lui, io non starei qui a citarvela oggi, perché io tendo a leggere le fonti, la mia posizione rispetto ai classici è quella di non leggerli, diciamo di non leggere i traduttori dei traduttori, ma cercare di leggere direttamente le fonti o al limite le traduzioni loro, traduzioni dirette, ecco, ma non andare a leggere delle esegesi fatte da altri. Ma in questo caso me l'ha fatta. E l'ha messa in evidenza proprio il buon Nazareno, appunto Strampelli. E poi Columella, ecco. Columella è un personaggio veramente importantissimo dell'agronomia mondiale. Tenete conto che fino al 700 è stato un testo d'agronomia studiato, quindi era dopo la riscoperta appunto di Poggio Bracciolini, è un testo agronomico in auge fino al 700. Ricordo l'introduzione. Columella, per intenderci, scusate, un ufficiale romano che sta per diversi anni, è di origini spagnole, quindi lui è di Cadice. Allora, quindi forse aveva qualche ascendente cartaginese, secondo alcuni amici, alcuni ricercatori che si occupano di queste vicende, da alcuni segnali che si trovano nei suoi trattati. Columella ha proprietà in Italia, e proprietà terriera anche in Italia, perché è una famiglia importante, diciamo così, rientrato in Italia, scrive un trattato. Questo trattato significativamente lo dedica non all'imperatore o qualche altro personaggio di rilievo, non appunto ad Augusto, non era Augusto, in quel caso c'era Nerone, ecco, per intenderci. Lo dedica a Publio Silvino, questo vicino di casa. E questo lo trovo una cosa molto bella, perché tutto sommato è un understatement anche, no? Rispetto a cose che facevano suoi contemporanei. Io vi leggo un brano dall'introduzione della Rustica, che è assolutamente da leggere. È un'introduzione che trovate anche su Google Books, trovate delle traduzioni in italiano, datate ovviamente. Oppure c'è questa bellissima edizione con testo latino, di traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, quando il ramo editoriale degli agricoltori, ecco, era attivo e produceva quindi queste opere di grande levatura. Ecco. Questo è Reda, quindi, questo che ha prodotto questo bellissimo. Guardate che bella anche questa, la grafica, è splendida questa grafica utilizzata. Allora, ecco, scrive questo. Io odo spesso gli uomini principali di Roma lagnarsi, chi della sterilità dei campi, chi delle intemperie dell'aria, nociva alle biade da lungo tempo in qua. E finalmente alcuni di loro, volendo addolcire le querele con qualche ragione, si spingono a dire che il terreno, per l'abbondanza dei passati secoli affaticato e spossato, non possa oggidì somministrare agli uomini gli alimenti con la cortesia dei primi tempi. Quanto a me, Publio Silvino, tengo tutte queste ragioni per lontanissime dalla verità. E per 12 libri lui ti spiega come devi fare agricoltura con i mezzi di quel tempo, ovviamente, quindi nutrendo le piante, irrigandole, scegliendo le varietà adatte di vite o di altre colture, per arrivare a un obiettivo produttivo. Parla anche di zootecnia, per intenderci. Non parla mai di suini. Ecco, questa è la cosa per cui gli amici dicono: ma un romano che aveva Roma viveva ampiamente nutrendosi di carne suina. Questo non ne parla mai, parla solo di pecore. E quindi il dubbio che venga da un'etnia di tipo fenicio. I fenici erano dei semiti e non mangiavano carne di maiale, ecco, un po' come gli ebrei, cananei, ecco, i punici. E qui veniamo al Medioevo, allora a questo punto, dal Medioevo al XVIII secolo. Io a questo punto mi fermerei per una decina di... Cosa dite? Facciamo una sosta?
Sì, dica professore. Sì. Allora, io intanto ci avrei Sì. due note che sento. E non so se con Marco Carbone aveva parlato delle sue slide, che qualcuno ce l'ha chiesto, non so come era Sì. rimasto. Sì, no, no, non me ne ha parlato, ma io sono disponibilissimo a darle, quindi le distribuite il più possibile, ecco, non c'è problema. Ve le manderò perché non ve le ho ancora mandate, ecco, ma se vi mando il PDF, ecco, se volete anche vi mando l'altro PowerPoint, non c'è problema, Va quindi bene, poi insomma, default. con Marco farà tutto quello Sì, che benissimo. deve fare. Benissimo. E c'era una domanda che vedo Sì. da Maria Rita da Salerno. Dice, piacerebbe sapere la sua opinione, sulla disputa dell'attribuzione del titolo di ingegnere agronomo piuttosto che dottore agronomo. Che cosa ne pensa? Se fossi francese penserei che di essere molto affezionato all'ingegnere agronomo, perché io, cioè, mi sento molto vicino al mondo francese per tanti aspetti, e allora direi l'ingegnere agronomo mi ha sempre entusiasmato, però io ci sono affezionato al dottore agronomo, penso che sarebbe meglio tenere il dottore agronomo in Italia. Questa è la mia idea, è un'idea molto personale, però penso che sia meglio che ci continuiamo a chiamare dottore agronomo, questa, però senza nessuna riflessione di altro tipo, ecco, è solamente una mia detta così, ecco. Poi c'era anche un'osservazione dice, a proposito dell'Expo di Milano, dice, ma non c'era lo stand Conaf alla Expo? Sì, esatto, sì, c'era, ma io vi ho fatto osservare un'altra cosa, non c'era un trattore, strumenti agricoli ce n'erano molto pochi. Abbiamo presentato anche il libro del professor Saltini al limite, ma siamo stati molto marginali, e questa è una mia polemica da molto tempo. Cioè, Expo ha presentato un'agricoltura in cui non ci si è confrontati con l'agricoltura vera. Esempio, bastava che si prendesse un'auto, si uscisse da Milano, si prendesse la Paulese, si facessero 20 km, ti infili destra o sinistra, entri in un'azienda agraria, ti rendi conto di quali sono i problemi. Si è raccontata un'agricoltura, secondo me, che non era quella vera. Però questo, dopo tanti anni, è una cosa che possiamo rivangare tutti, possiamo anche litigarci su. Però resta il fatto che la gente è rimasta convinta che l'agricoltura si fa con un certo tipo di discorsi su cui io non sono francamente d'accordo. Infatti ad alcuni non è piaciuta l'Expo di Milano, insomma. No, ecco, quindi io sono tra quelli che a cui non è piaciuto, anche perché devo dire che incontrai, come museo, incontrammo a più riprese anche persone, delegati di Expo, segnalando loro che bisognava, esempio, ne parlerò dopo, magari non ci arrivo. 1815 nasce Gaetano Cantoni, che è stato uno dei più grandi agronomi dell'Ottocento italiano, insieme a Ridolfi, Cosimo Ridolfi. Sono i due maggiori agronomi dell'Ottocento italiano. Nel 2015 era il secondo centenario della nascita. Come andava abbinato all'Expo? Ne ha parlato nessuno, direi di no. Questa è una cosa che io, cioè, insomma, sono cose che, vabbè, poi in ogni caso, ormai cosa fatta, capo A, questo avete ragione voi. Approfitto per un'altra comunicazione di servizio. L'8 Sì. settembre mi diceva sempre il collega Marco Carbone Sì. che ci sarà un altro webinar col professor Mariani, Sì. sulla triade delle culture principali in Italia, cioè olivo, vite e grano. E quindi questa come comunicazione di servizio. Poi io avrei una domanda che però gliela dico adesso, professore, poi mi può rispondere anche alla fine. Sì. Secondo lei, quali sono i periodi più belli e quelli più brutti della storia dell'agricoltura? Poi Sì, lo diremo alla fine, dai, che va bene, d'accordo. Mi pare che non ci sono altre domande in chat, e quindi, professore, se vuole continuare, sono le. posso dire un'ultima cosa, però, se permette. Sulla cosa di settembre, in realtà non è le filiere, intendiamoci, odierne. Io ragionerò in termini storici, cioè parlerò della triade mediterranea, cioè il significato che ha a livello storico frumento, olivo, vite, ecco, che sono le grandi commodities del mondo antico. Ecco. Quindi volevo segnalare questo. Ecco. Poi maggiori dettagli li metteremo quando caricheremo l'evento sul sito. Esatto, sì. Grazie. 10 minuti di sosta, va bene? Va bene, perfetto, Ok, perfetto. perfetto, a tra poco. Allora ci rivediamo alle 18:10 circa, Va va bene? bene, d'accordo, perfetto. Perfetto. Benissimo.
Bene, Siamo. professore, che dice? Ricominciamo? Sì, perfetto, benissimo. Va bene, sono le 6:10 quasi. E lei va avanti come meglio crede, se poi lasciamo, un 10 minuti alla Sì, fine per qualche domanda. d'accordo. Infatti adesso taglierò alcune parti perché mi rendo conto che siamo indietro rispetto alle tempistiche. Io vorrei concentrarmi maggiormente sul periodo che va dal 700 fino all'attualità. Quindi a questo punto cerchiamo di fare una rapida sintesi di quello che è, un attimo che adesso, scusate, che nascondi, di quello che è un periodo che è di grandissimo interesse, anche perché è un periodo molto lungo, che è un periodo che dura 1000 anni, che è il Medioevo. Sul Medioevo, ricordo che ci sono tantissimi fenomeni di grande interesse. Esempio, il monachesimo e il suo ruolo, per esempio, nell'agricoltura. Ricordo personaggi come Cassiodoro oppure come San Benedetto. E i cistercensi, poi, ecco, che portano molto in termini di bonifica anche nel basso Medioevo. Oppure ancora quindi sono tematiche ampie. Quello che il momento di maggior fulgore, diciamo, di ripresa dell'agricoltura si registra nel basso Medioevo, quindi che è il periodo che si colloca a valle dell'anno 1000, in quanto in questo periodo ci troviamo di fronte a tutta una serie di innovazioni che vanno a supporto di quel raddoppio della popolazione europea che si registra tra 1050 e 1250. Questo esempio, le bonifiche olandesi, con i polders, con i mulini a vento, scusate, usati per il pompaggio delle acque, eccetera, sono sostanzialmente un prodotto medioevale. La gran parte delle bonifiche si sviluppa nel Medioevo, così come nel basso Medioevo viene realizzata la gran parte dei canali storici lombardi, che fanno la ricchezza ancora oggi dell'agricoltura lombarda, per esempio. Vengono introdotte nuove culture, ricordo il riso, il sorgo, la canapa, il gesso per il bacco da seta e così via. Ecco, tutto questo lo lasciamo, diciamo, in sottofondo. Cito solo a livello agronomico, poi ecco, c'è un'altra cosa su cui a livello storico non bisogna cessare di riflettere, che è quella per cui durante il Medioevo si verifica l'espansione del mondo arabo, quindi scusate, allora, questo, ecco, l'espansione araba, ecco. Perché il dominio islamico a questo punto copre un ambito territoriale enorme. Lo vedete qui indicato sono queste zone bordate di nero e sono zone che coprono sostanzialmente un ambito territoriale enorme anche da un punto di vista delle specie agrarie. E a questo punto questo determina un grandissimo flusso di culture nuove, esempio il riso che arriva in Spagna, forse arriva anche in Sicilia, e altre culture appunto che vengono portate attraverso l'espansione araba. Il mondo arabo ha anche una grande agronomia che si sviluppa in Spagna. Questa agronomia ha il suo apice in un personaggio che si chiama Ibn al-Awan, il quale è attentissimo ad aspetti non solo di tipo teorico, perché gli arabi recuperano il sapere degli antichi. La trattatistica antica è nota in gran parte agli arabi. A questo punto loro recuperano il sapere degli antichi e fanno anche prove di campo. Ibn al-Awan dice sempre, scrive nel suo trattato, che lui non solo analizza quello che gli antichi gli portano, ma poi prova direttamente per verificare che le cose stiano come stanno nei trattati. In Italia invece abbiamo come in Europa il trattatista di maggior rilievo è Pier De Crescenzi. Scrive un testo che si chiama Ruralium Commodorum in 12 libri. È un testo che certamente ha molti limiti. Vari autori li sottolineano, è spesso compilativo e senza conoscenza completa dei temi affrontati. È tuttavia il meglio che sa esprimere l'agronomia europea e segna comunque la ripresa della trattatistica agronomica. E questo è un aspetto che viene riconosciuto dagli agronomi europei di epoca rinascimentale, che citano di frequenza questo trattato, il quale ha anche una notevole fortuna, circa 64 edizioni. Viene tradotto in italiano, quindi in toscano, dall'anonimo toscano nel XIV secolo, poi in francese, in inglese, in tedesco, ecco, fa 64 edizioni in tutto, quindi ha un grossissimo impatto sostanzialmente. Chi non ti aspetteresti è Petrarca. Petrarca scrive alcune note di agricoltura, tiene un diario di ortofrutticoltura in forma di note. Praticamente lui cosa fa? Ha il testo di Palladio. Sappiamo che non c'era Columella, non era disponibile Columella, c'era Palladio. E lui consulta spesso Palladio, il trattato agronomico di Palladio, appunto in latino, e lo nota a margine. Quindi queste notazioni a margine sono note personali,
che sono state riprese anche e sono state edite in un testo appunto dal professor Forni, che ne ha appunto riportato in un testo della, che poi vedete citato sotto, e molto spesso riporto riferimenti bibliografici nelle mie slide. E l'interessante di Petrarca è l'attenzione alla sperimentazione. Lui scrive nella nota del 26 novembre 1348: tutti questi modi di operare non sono conformi alla dottrina di Virgilio Marone. Mi piace sperimentare. Lui provava direttamente. Era un diplomatico, quando andava in una nuova sede acquistava spesso un orto, e in questo orto metteva fruttiferi, vite e piante da orto. Ecco. E questa era un po' la sua passione. Ecco. Ma in molti personaggi del Medioevo hanno questo interesse per l'agricoltura. Lo stesso personaggio che non è del Medioevo, ma del Rinascimento, che è interessatissimo all'agricoltura, è appunto Galileo Galilei, il quale, secondo un suo biografo, diciamo, come si dice, era interessatissimo alla cultura della vite. Rinascimento, anche qui a pie pari salterò un ambito amplissimo, che è quello dei grandi agronomi rinascimentali: Gallo, De Serre, Eresbach, Alonso de Herrera, Camillo Tarello. Ricordandole solamente uno, il meno noto, perché meno noto? Perché ad esempio quando un illustre storico dell'agricoltura straniero scrive appunto di Tarello, e dice è l'inventore della seminatrice. E a questo punto ci fu una polemica con gli storici italiani, i quali dissero che seminatrice, però non ha inventato nessuna seminatrice, ha inventato una nuova rotazione. Tarello era un personaggio, era un operativo, gestiva un'azienda, aveva, a differenza degli altri che sono di solito personaggi, come si dice, di una certa nobiltà, quindi che hanno, gestiscono aziende ma non sono direttamente implicati per scopi, diciamo, di guadagno, ecco, nella cosa. Tarello è molto attento agli aspetti economici e si vanta nel suo testo di aver fatto come Colombo, navigatore, ha dato nuova terra, così io vi do nuova terra. In che modo? Togliendo in parte il maggese, e quindi inventando una rotazione razionale in cui inserisce per la prima volta una leguminosa foraggera, che è il trifoglio violetto, 200 anni prima della rotazione di Norfolk. E a questo punto il maggese c'è ancora anche in Tarello, però ha un ruolo minore, e quindi con questo tipo di rotazione lui cosa fa? Alimenta il bestiame, che a sua volta dà il letame, che a sua volta concimi i campi, e quindi raggiunge il massimo della produttività possibile prima della chimica. Ecco, questo è un pochino il merito, diciamo, di Tarello. E Tarello e Gallo sono due agronomi bresciani, ecco, questa e vengono da un certo mondo, che è un mondo legato alla Repubblica Veneta, infatti pubblicano a Venezia le loro opere. E ricordo che importantissimo in termini di diffusione del sapere agronomico è l'invenzione della stampa. E a questo punto Gutenberg ha questo ruolo enorme, e poi il grande stamperio d'Europa, che è Venezia. Ricordo Manunzio, il grande umanista, appunto, che era uno stampatore sostanzialmente, e appunto Gallo e Tarello stampano a Venezia le opere. E quindi saltiamo, ecco, questa riflessione su questi trattatisti rinascimentali, e veniamo più direttamente al grande cambiamento che avviene appunto nel 600, con l'introduzione della scienza, dei canoni della scienza sperimentale. Non che non ci fossero già prima idee legate alla sperimentazione, l'abbiamo citate più volte, ma per il fatto che Galileo Galilei formalizza, diciamo, in un metodo l'idea, diciamo, di interpretare le risultanze sperimentali, cioè la natura diventa metro di giudizio per qualsiasi teoria. A questo punto, ecco che la famosa frase che scrive Pietro Dini è quella per cui la natura è un libro aperto per chiunque abbia occhi nella fronte per osservare, oppure come si dice, per osservare, oppure strumenti che aiutano gli occhi quando gli occhi non possono arrivare. E poi appunto gli occhi nel cervello, che servono per interpretare le sperimentazioni, i modelli, ecco. L'uso quindi, ecco, le misure e i modelli. E questo, attenzione, ecco, l'agronomia in questo caso è lenta. È lenta perché? Perché l'agronomia tarda a recepire i portati della rivoluzione galileiana. Nel Settecento rese infatti in auge la teoria del vitalismo, vitalismo che in agricoltura si declina come umismo. Cosa dice il vitalismo? È una teoria sostanzialmente che risale ad Aristotele,
e sostiene che la materia vivente è animata da una vis vitalis che la rende impossibile dialogare col mondo inorganico, per cui le piante si nutrono di humus del terreno e morendo tornano a essere humus e quindi il ciclo riprende e la sostanza organica deriva dall'humus del terreno. Uno dei seguaci di tale teoria fu l'agronomo Albert Thayer, che è un tedesco, vedete quante statue ci sono ancora di Thayer oggi in Germania, e secondo il quale i minerali assorbiti con l'humus non hanno rilevanza ed è la vis vitalis a consentire alle piante di produrre le sostanze mancanti. Ecco, questa è l'indicazione di Thayer. Al contempo c'è un'altra cosa enorme che esplode in Europa, che è la rivoluzione industriale. A questo punto l'agricoltura è chiamata a produrre per coprire le esigenze di una popolazione sempre più inurbata. Dov'è che inizia la rivoluzione industriale? In Inghilterra. In Inghilterra, fate conto, nel 1840 avevamo il 75% della popolazione inurbata che lavorava per l'industria e solo il 25% in agricoltura. Ecco, fate conto, la Russia e l'Irlanda in quel periodo avevano proprio l'opposto, 75% in agricoltura e 25% nelle altre attività. E quindi ecco, questo fa veramente la differenza. Occorre fare una rivoluzione agricola, lo si fa riformando il regime fondiario e con una rotazione razionale. L'agronomo Young, Arthur Young, è tra i proponitori appunto di questa svolta. E a questo punto veniamo all'agronomia del XIX e XX secolo, che è l'agronomia del superamento del vitalismo, perché gli agronomi dell'Ottocento appunto entrano in una logica totalmente diversa. E questa è l'agronomia a cui siamo vicini anche noi sostanzialmente. E innanzitutto ricordiamo che alla fine del Settecento arriva una teoria che sconvolge un po' il modo di leggere la realtà fino allora vigente, che è la teoria della catastrofe malthusiana. Malthus sostiene che le risorse aumentano in modo aritmetico e che la popolazione aumenta in modo geometrico. E quindi che l'unico modo per risolvere questa forbice tra risorse e popolazione, risorse cibo intendo, ecco in questo caso beni di consumo e popolazione, è quello di avere o di contenere le nascite, che è la sua ipotesi, oppure in alternativa carestie, morti, epidemie e morti in massa. Ecco, queste le idee di Malthus, tra l'altro, influenzano profondamente il pensiero del XIX secolo, arrivano a noi con i neomalthusiani, tra l'altro. Però ecco, c'è anche una critica a Malthus che già sorge, ad esempio io cito spesso questo filosofo americano, appunto, che è Ralph Waldo Emerson, che in Society and Solitude, 1870, scrive: Malthus, affermando che le bocche si moltiplicano geometricamente e il cibo solo aritmeticamente, ignora che l'ingegno umano è anch'esso fattore dell'economia politica e le crescenti esigenze della società saranno soddisfatte dalle crescenti potenzialità dell'inventiva umana. Ecco, questa è allora l'inventiva umana come si materializza in campo agronomico? Si materializza innanzitutto superando il vitalismo. Il vitalismo viene superato come? Grazie a un movimento scientifico che si ispira al pensiero di Lavoisier. Lavoisier viene ghigliottinato nel 1794, però lascia le sue opere sono opere che si ispirano al principio del nulla si crea, nulla si distrugge, e quindi ragionare dei flussi di materia ed energia. E ecco che allora abbiamo due personaggi chiave, che sono Nicolas Théodore de Saussure, non lo conosce nessuno, ed è un personaggio, è un gigante della storia del pensiero agronomico, perché in realtà lui è un fisiologo, ma nell'introduzione al suo testo fondamentale lui scrive proprio che fa tutto questo a favore dell'agricoltura, perché l'agricoltura migliore. E lui scopre una cosa importantissima. Nel 1804 scrive questo trattato, che pubblica in Francia, in cui dimostra che il carbonio della sostanza organica vegetale viene dalla CO2 atmosferica e non dall'humus. Questo sconvolge l'idea del vitalismo, capite? Perché non c'è più questo flusso di humus avanti e indietro dal suolo. C'è comunque, ma non è il centro della nutrizione carbonica delle piante. La chiave della nutrizione carbonica sta in atmosfera, non nel terreno. Secondo personaggio, Friedrich Wöhler, e questo è un chimico, Wöhler, che è il secondo dall'alto, il più in alto è de Saussure. Tra l'altro de Saussure è figlio del Horace Benedict, che è stato lo scopritore del Monte Bianco, è stato quello che dà il nome alla Saussurea, che è una pianta alpina molto nota. Secondo Wöhler sintetizza l'urea, una sostanza organica, molecola organica prodotta a partire da reagenti inorganici. Capite che cambia il mondo? Nasce la chimica organica. A questi studi poi ne seguono altri, giusto Liebig, che dimostra l'importanza dei fosfati, del fosforo, Elose e Gilbert a Rothamsted, grande stazione sperimentale inglese, che dimostrano l'importanza della nutrizione azotata. Sono questi due signori, queste due barbe qui. E poi aggiungiamo l'agostiniano padre Gregorio Mendel, con gli studi sull'ereditarietà dei caratteri. Ecco, questo è
Perché è potente questo approccio? Perché è quello che ci salva in certi momenti. Io ricordo due casi emblematici. La viticoltura italiana, che tra il 1850 e il 1879 vive i 30 anni più neri della sua storia. In quei 30 anni arrivano dall'America tre malattie che potenzialmente possono sconvolgere la viticoltura. Si chiamano Oidio, nel 1850 arriva, in Italia nel 50-51, insomma. Fillossera nel 75, Peronospora nel 79. A salvarci la tecnologia, zolfo per l'oïdio, solfato di rame per la fillossera, la Ponteglia Bordolese, porcinesti americani, la genetica, vedete, per la fillossera, che è un'afide, a cui i porcinesti americani sono resistenti, nel senso che sono iperreattivi e quindi non muoiono sostanzialmente le radici attaccate da fillossera. Senza questi ritrovati innovativi, la viticoltura oggi non esisterebbe. Il secondo esempio molto potente è la risicoltura. Molto prima del frumento del mais, io vi citavo un lavoro che ho pubblicato molto recentemente su una rivista scientifica, perché le cose che io faccio spesso tendo a pubblicarle, o cerco di pubblicare su riviste scientifiche il più possibile. Ben prima di frumento del mais, il riso manifesta un sensibile incremento delle rese, a iniziare dall'ultima decada dell'Ottocento. Da cosa deriva questo incremento di rese? Nuove varietà e nuove tecniche colturali, esempio il trapianto. Il trapianto ha un effetto potente nel promuovere le rese. E in più, per capire gli agronomi italiani, non possiamo dimenticare un altro aspetto che io mi sono trovato di fronte molto spesso e che oggi è molto demodé, ma che si chiama amor di patria. I nostri agronomi vivono spesso con passione il tema patriottico. Penso a Zanelli, penso a Cantoni, penso a Ridolfi, penso allo stesso Cavour, che è stato un grande agronomo. Ce lo dimostra la passione con cui gli agronomi partecipano ai congressi degli scienziati italiani. Questo congresso, vedete, prima riunione degli scienziati italiani, Pisa. Vedete, questo penso fosse il Granduca di Toscana, immagino, che era promotore di questa iniziativa, Leopoldo II, penso fosse lui. Ecco, allora gli scienziati italiani si riuniscono, parlano, ci sono anche gli agronomi, parlano di aratri, di varietà vegetali, di innovazioni le più diverse e di altri aspetti tecnologici, ci parlano di agrochimica. Pongono le basi di una comunità agronomica nazionale. Da questi congressi, tra l'altro, deriva la SIPSS, Società Italiana per il Progresso della Scienza, per chi volesse vedere anche come evolve nel tempo la cosa. Allora, parliamo del primo agronomo con cui ci vogliamo confrontare, che è Cosimo Ridolfi. Cosimo Ridolfi è indissolubilmente legato all'Accademia dei Georgofili, accademia che vede due personaggi che si chiamano, tra i fondatori, due grandi personaggi che si chiamano Ubaldo Montelatici, canonico lateranense, e poi Giovanni Targioni Tozzetti, medico naturalista, e altri studiosi imprenditori agricoli che si pongono a questo scopo: far continue, belle, regolate esperienze ed osservazioni, vedete la lezione di Galileo, per condurre a perfezione l'arte tanto giovevole della toscana coltivazione. Il governo granducale lorenese le conferì presto carattere di istituzione pubblica. Io non ho una immagine di Ubaldo Montelatici da proporvi, ma un suo autografo, ecco, questo è un autografo del fondatore. E poi Giovanni Targioni Tozzetti, c'è una citazione qui che non vi farò, però lui scrive queste bellissime cronache meteorologiche della Toscana, in cui cita tutta una serie di eventi meteorologici critici. Questa qui è bellissima perché vi cito solo il finale. Insomma, l'ordine antico delle stagioni pare che vada pervertendosi e qui in Italia è voce comune che i mezzi tempi non sono più. Insomma, già Targioni Tozzetti scriveva che non ci sono più le mezze stagioni e questo ci conforta sul fatto che almeno questa costante nel clima italiano ce l'abbiamo, cioè che non esistono le mezze stagioni. Questo lo citavo per questo. A questo punto Cosimo Ridolfi, veniamo. E Cosimo Ridolfi, 794-265. Nobile fiorentino, uomo politico, filantropo, agronomo, uomo politico, vedete, con l'attenzione alla politica, all'unità italiana, all'unità nazionale, fonda nella sua tenuta di Meleto presso Castel Fiorentino il proprio Istituto Agrario d'Italia. Promuove innovazioni in agricoltura, ricordo le sistemazioni idrauliche agrarie che tutti noi come agronomi abbiamo studiato, quelle di collina. Sistemazioni di colle sono di Ridolfi, sono del suo fattore, ecco, che dà una gran mano in questa cosa. Da vita appunto al giornale Agrario Toscano insieme a Vissieu e Lambruschini. Nel 1942 è chiamato a dirigere il primo istituto agrario italiano di livello universitario, istituito a Pisa nel 1940 e aperto nel 1843. Questo è fondamentale perché sono gli istituti, se
si chiamano Scuole Superiori d'Agricoltura, questo è questo, poi vedremo la cartina dove stanno questi istituti. Dirige Gior Goffili dal 42 al 65. Esercita un'attiva vita politica, avendo un ruolo importante nell'unificazione della Toscana e Regno di Sardegna. Dopo l'unità fu ministro dell'educazione e senatore. Ecco il sistema delle scuole superiori, che vi ho messo anche le date di fondazione. Milano 1871, Vallombrosa 69, Pisa 41, Portici 72. Ecco, sono i punti, le scuole d'eccellenza, diciamo così, quelle apicali, quelle che danno un titolo dottorale, quindi escono i primi dottori in scienza agraria da queste scuole. Sono lauree triennali, in realtà, quelle che vengono attuate all'epoca. E danno questa uscita di questi signori con questo tipo di specializzazione. Sono i nostri colleghi più antichi, ecco, poi ne vedremo anche qualche foto di questi primi colleghi. E nel 1820 lui svolge alcuni tour importanti da parte dei dotti, quindi l'attenzione anche all'agricoltura di altri paesi. Questo, ad esempio, è una figura dell'aratro disegnato da Ridolfi, adatto alle terre forti, diciamo, che avete voi in Toscana. Questo mi sembra interessante. Io, la mia mamma è originaria di Guastalla, è una famiglia di agricoltori, Guastalla in provincia di Reggio. E nel cimitero di Guastalla hanno un'abitudine che forse anche voi in Toscana avete da qualche parte, non lo so, non conosco i cimiteri toscani, anche se spesso mi ci reco perché si scoprono tante cose interessanti. Non conosco a fondo appunto i vostri cimiteri, però a Guastalla, nel cimitero, hanno l'abitudine di scrivere sulle lapidi quello che hanno fatto le persone in vita, che è una cosa bellissima. Perché voi trovate, per esempio, non so, un fabbro in cui si dice questo fabbro che da giovane è morto, ma ha sviluppato questo, quest'altro, ha fatto questi lavori. Ed è splendido perché c'è una storia raccontata sulle lapidi. Questo Portalupi, per esempio, che è un borghese, evidentemente, perché lo dice anche la lapide stessa. Probabilmente un nobile, perché qui vedo anche uno stemma nobiliare. Leggete cosa c'è scritto. Cesare Portalupi, antico allievo della scuola agraria di Meleto. Per nobile impulso di patria carità desiderò morendo dedicare in beneficio degli operai sventurati la casa e parte cospetta del suo censo, eccetera, eccetera. Ecco, ha sentito il dovere di segnalare l'appartenenza alla scuola agraria di Meleto, che era la scuola appunto del nostro Ridolfi. E questo mi sembra, ecco a cosa servono le scuole agrarie, servono a creare una tradizione. Per cui tu non hai coscienza professionale perché hai una tradizione a cui rispondi. Questa è la chiave dell'essere agronomi, ecco, il fatto dell'avere qualcuno dietro di noi che l'ha stato prima di noi. E noi abbiamo coscienza di questo passato. E questo, secondo me, non è l'unico elemento, ma è un elemento importante. E poi Camillo Benso e Conte di Cavour. Camillo Benso e Conte di Cavour, quando ne parlo, io spesso la gente storce il naso perché ci sono tutte queste revival di vari granducati, di situazioni perlomeno localistiche. Però Cavour era un UFO, è stato un UFO in Italia. Ma perché un UFO? Perché era totalmente diverso dagli italiani dell'epoca. Innanzitutto era figlio per metà di sangue svizzero, la madre era ginevrina, e poi sempre legato alla cultura francese. Ed è stato un grande agronomo, perché ha avuto, adesso vi dimostrerò perché, vi farò vedere alcune cose che ve lo faranno, spero, amare come lo sto amando io dopo aver letto i suoi scritti, le sue lettere, lo scambio di lettere con Giacinto Corio, che è stato il suo socio nelle sue aziende agrarie. E Camillo Benso, conte di Cavour, era figlio cadetto di un nobile piemontese di madre di ginevrina. La sua vocazione agronomica si concretizza nell'835, quando con l'assenso del padre non ne poteva più stare sotto militare, abbandona la carriera di ufficiale del genio. E il padre lo destina a dirigere le sue proprie terriere. E quindi era un cadetto. Come cadetti, i cadetti finivano a fare il militare o il prete. Cavour rifiuta la carriera militare a questo punto, anche perché ha idee liberali, quindi tutto sommato ha problemi con gli ufficiali, che sono di idee molto più, come si dice, conservatrici. Per tale scopo, allora, per diventare un gestore di terre, effettua viaggi di istruzione, non è da tutti. Lui va in Francia, assiste alla lezione del chimico Dumas, va in Svizzera, dialoga con il grande scienziato De Candolle. De Candolle è il padre della teoria dei centri genetici, quello che poi sarà di Vavilov. E parla di brusone con De Candolle, che era la malattia comparsa in Piemonte nel 1830, una grave malattia del riso. In Belgio studia l'organizzazione agricola coloniale. In Inghilterra e Scozia si interessa di bonifica, drenaggio, concimi minerali e zootecnia. Infine va a Baviera e Prussia. E qui gli viene anche l'idea di portare in Italia la barbabietola, oltre ai temi di meccanizzazione. E, agronomo, dirige cosa? Dirige 9 aziende di collina degli zii. Sono 9 aziende che fanno viticoltura intensiva,
è un periodo in cui la viticoltura piemontese sta esplodendo con grandi aziende che poi ci sono ancora oggi come marchi Gancia, Cinzano, Cora, Carpano. Con il socio Giacinto Corio poi gestisce tre aziende di pianura, grandi aziende, Leri, Montarucco e Torroni, in tutto più di 400 ettari, sono le prese di Trino Vercellese. Risicoltura da vicenda per un totale di oltre 400 ettari. È affezionatissimo a Leri, ove ricevete tra gli altri Vittorio Emanuele II, queste Leri. Per intenderci, scusate, queste Leri e queste Montarucco, sono due acquerelli molto belli, diciamo, che riproducono queste aziende. Vi riceve Vittorio Emanuele II, l'ambasciatore inglese Giuseppe Verdi. Ecco, queste Leri oggi. Sono stato con un collega agronomo che è Flavio Barozzi, un carissimo amico, sono stato a visitare Leri in una sera di un fine inverno di un paio d'anni fa, e mi è venuto un magone tale che a vedere questa cosa così conciata, con l'interno tutto bruciato e vandalizzato. Qui c'è la lapide che ricorda Cavour. Questo Cavour c'era affezionatissimo a questa azienda. Questo dimostra la mancanza di senso della storia. Ecco, il fatto del lasciare andare le cose alla distruzione. Però ecco, perché è grande agronomo? Perché è molto attento al mercato innanzitutto, gestisce lui direttamente la vendita dei prodotti. Io ho letto le sue lettere col socio e lui spesso interviene col socio anche in maniera pesante dicendo guarda che il riso in questo momento si vende molto bene, prepara 4 carri di riso, li mandi in questo posto perché verrà venduto qui. Oppure 1846, il mais è aumentato di prezzo a Genova perché Peel sta acquistando mais per l'Irlanda, c'era la grave crisi irlandese, la grande carestia. Peel era il primo ministro inglese. Gli irlandesi odiavano il mais perché non erano abituati a mangiarlo, erano abituati a mangiare patate. Però resta il fatto che lui stava acquistando e quindi Cavour dice di vendere riso, scusate, vendere mais a Genova. Attenzione alla filiera Monte, fonda le prime fabbriche italiane di concimi di sintesi di Dreni, che utilizzeranno le sue aziende. Attenzione alla filiera Valle, fonda una reseria. Coltiva per primi in Italia la barbabietola e cerca di fondare uno zuccherificio, poi si accorge che non ci sta dentro economicamente e quindi la barbabietola le usa non le stesse varietà, ma per alimentazione zootecnica. E fra i primi a utilizzare la razza Bruno Alpina, bestiame luganese, lui lo chiama, lo acquista in Svizzera. Nelle aziende viticole diffonde l'uso dello zolfo come antroidico, è l'artefice del canale Cavour, costruito dopo la sua morte, su cui si regge ancora oggi la risicoltura di gran parte di un bel pezzo grosso del nord Italia. Crede nel libero scambio e nell'iniziativa privata come fattore di sviluppo. Ecco, questo secondo me è un personaggio veramente, non sempre un personaggio, come si dice, leggero, facile. Ad esempio con Ridolfi litiga spesso. Lui non vuole scuole agrarie. Lui dice che gli agricoltori devono essere da soli a farsi, come si dice, a fare innovazione e a creare professionalità. Quindi lui è completamente opposto alle idee di Ridolfi e di altri agronomi. Quindi attenzione, ci sono polemiche in queste cose. Mai leggere le cose come si dice, soliloquiativo. Siamo di fronte a una realtà in cui le persone si volevano bene o male in certi momenti. Lascia diversi scritti agricoli. Soprattutto la cosa che vi consiglio, se volete approfondire il personaggio, è questo Cavour Agricoltore, pubblicato a Lettere inedite di Cavour a Giacinto Corio. Firenze, editore Barbera, 1913. Questo è ricchissimo ed è assolutamente da leggere se avete intenzione di approfondire quest'epoca. Ho letto anche le lettere di Corio a Cavour, sono meno belle perché Cavour ha uno stile più avvincente. È strano, perché tutti accusavano Cavour di non usare un buon italiano, perché sapete, lui la sua lingua madre era in francese, quindi lui in italiano si esprimeva male inizialmente, però il suo scritto è avvincente. Mentre quello di Corio, non so, magari l'avrò letto in un altro momento in cui avevo meno tempo, ero meno portato a riflettere sulle cose che scriveva Corio, lo trovo più ampolloso, ecco, quindi meno facile da gestire. Però sono tutti e due lavori molto interessanti, ci mostrano uno spaccato dell'agricoltura, di quello che facevano gli imprenditori agricoli in quell'epoca. Poi vengo a Gaetano Cantoni. Gaetano Cantoni è un pezzo di cuore, ecco, per noi appunto lombardi. E Gaetano Cantoni perché è il fondatore della nostra facoltà d'agraria a Milano e è figlio di un chirurgo, come vi dicevo, nasce nel 1815, si laurea lui stesso in medicina, abbandona la carriera medica, tra l'altro, sapete, soprattutto spinto dalla lettura dei testi di Giusto Liebig. Liebig è stato il grande chimico tedesco
che propaganda le tesi di de Saussure, per esempio, no? E quindi sviluppa questa idea della chimica al servizio dell'agricoltura. E lui, ecco, sente molto questo tipo di idee, e quindi, tra l'altro, però, è anche un grande patriota. Nel 1948 partecipa alle 5 giornate e al ritorno degli austriaci fugge in Svizzera. Rientrato in Italia, fonda e dirige la scuola d'agricoltura di Corte del Palasio, che è una scuola non apicale, è una scuola secondaria superiore, diciamo così. Era triennale, era dedicata a ragazzi che entravano a 15 anni e uscivano a 18. Partecipano ragazzi di diverse regioni d'Italia a questa scuola. Però la scuola era stata fondata da una società che voleva anche fare, che rileva un'azienda da 130 ettari, se non erro. E da questa azienda vuole ricavare un profitto. Quando si accorgono che il profitto non arriva nella misura in cui si aspettavano, viene dichiarato il fallimento e il nostro cantone ci resta malissimo sostanzialmente. Va a insegnare a Torino per un po' di anni, gli viene proposta la cattedra Pisa di agronomia, lui rifiuta perché nel 71 a Milano viene aperta la scuola superiore di agricoltura, che lui viene chiamato a dirigere. E che assegnerà un diploma universitario, appunto, da cui ha origine la tema facoltà di agraria. Questa è la riflessione su Cantoni, che vi risparmio, però ve la lascio poi per la vostra lettura, in cui paragono l'agricoltura italiana alle agricolture di altri paesi d'Europa. Questo è il nostro simbolo del 150enario della facoltà d'agraria, in cui abbiamo richiamato appunto il ruolo di Cantoni, appunto, abbiamo fatto questo ricordo anche di Cantoni, e questi sono i primi laureati, diciamo, sono i laureandi che si laureeranno. Appunto nel 73 stavano per laurearsi, diciamo così, dalla nostra scuola superiore d'agricoltura. Immaginateli analoghi, persone simili, appunto, personaggi simili a Pisa, insomma, perché anche Pisa produceva con un triennio questi laureati. Celli, Monzini, Fracasso, Pieruccetti, Beneggi, Moreschi, Podestà, Lolli, Panerari, De Schulthaus, Balboni, Canevari, li leggo perché sono persone che sono in qualche modo vicine a noi, ci sono vicini, ecco, sono i nostri più antichi, diciamo, precursori proprio di questa nostra anche professione, insomma. Io ricordo che, tra l'altro, che a Corte del Palasio va in visita Garibaldi e scrive questo il professor Zanelli, che è stato un fedele collaboratore di... Tra l'altro poi Zanelli va a dirigere una scuola agraria, un istituto tecnico agrario a Reggio Emilia, e lì introduce per primo le vacche olandesi, quindi la frisona, e poi anche i suini di Larvite, per esempio. Perché io ho parlato poco di zootecnia, ma la zootecnia è una chiave importante per capire l'agricoltura italiana. Scusatemi, ma anche per problemi di tempo ne ho parlato veramente poco. Però Zanelli scrive questo: ci si permette di rilevare, forse per primi, un fatto intimo ma caratteristico. Il generale Garibaldi, visitando Corte del Palasio, domandogli per primo di Cantoni. E incontratelo, gli porse la mano dicendo: bravo professore, io tengo sempre il vostro trattato d'agricoltura vicino al mio capezzale. E questo l'ho verificato perché, se andiamo sul sito della Fondazione di Garibaldi e Caprera, c'è la lista dei libri presenti nella biblioteca, c'è anche il trattato d'agricoltura che vedete qui a sinistra. Questo qua. Ecco, vi dicevo: tengo sempre il vostro trattato d'agricoltura vicino al mio capezzale e lo riprendo per ristudiarlo tutte le volte che vi ripongo la spada. Errore del popolo che rendeva testimonianza del favore popolare dell'autore. E qui, scusatemi, mi levo un altro paio di sassi dalle scarpe, perché Garibaldi si è ricordato di Cantoni, Comune di Milano no, non c'è una via dedicata a Gaetano Cantoni. Abbiamo cercato più volte di segnalare la cosa, però ecco, se qualcuno potesse gridarlo sarebbe il caso, perché prima abbiamo, tra l'altro, l'abbiamo commemorato, in Expo non è stato ricordato. Ecco, noi l'abbiamo commemorato nel 2015, agronomo in questo caso. Ecco il professor Maggiore, per esempio il professor Forni, alcuni periti agrari dell'Istituto Tecnico Agrario Cantoni, questo signore per esempio che è un ex allievo del Cantoni, perché c'è anche un Istituto Tecnico Agrario Cantoni che sta a Treviglio. Ricordo che io parlo di agronomi, ma sono molto vicino anche ai periti agrari che sono nostri fratelli, insomma, nella professione, quindi è ecco una cosa che dobbiamo assolutamente considerare. Cantoni è sepolto nel tempio crematorio perché era un libero pensatore, quindi aveva... perché sapete che il mondo cattolico rifiutava la cremazione almeno fino agli anni 60. Questa è la sua, questa è la, qui è, scusate, è qui. Questa è la sua, sono le ceneri, sono qui all'interno. E questa invece è la commemorazione che abbiamo fatto con i periti agrari. Questo sono io, proprio giovane, sono tanti amici periti agrari, uno particolare scomparso, mi dispiace molto, insomma, perché è una persona che ricordo con molto affetto, Brunetti. E ecco, ricordiamo questa commemorazione del 2015. Ecco.
E ricordo poi gli agronomi nell'anima, Giuseppe Verdi, quando scrive, un amico anche di Cavour, vi dicevo, tutte le mie opere, tranne le prime, le ho scritte a Sant'Agata, non derogando mai dalle mie abitudini solitarie e contadine, dove sono solito vivere, nulla mi fa distrarre. Mi ritempravo uscendo solo per le mie terre e occupandomi col massimo piacere d'agricoltura. O ancora Alessandro Manzoni, quando doveva indicare la sua professione, amava definirsi agronomo. Nella sua biblioteca di Brusuoglio faceva una bella mostra di sé vari trattati di agronomia, in gran parte francesi, e fu fra gli artefici della traduzione della robinia che serviva per stabilizzare le pendici in zone esposte all'erosione. Ecco, questo io adesso avrei qualcosa sul XX secolo, in cui sostanzialmente la cosa che mi preme più ricordare è il fatto che noi assistiamo, e questo lo vediamo attraverso attraverso questi dati statunitensi, in sostanza al fatto che fino al 1930, quindi fino prima della Rivoluzione Verde, le produzioni agrarie, in questo caso di mais, queste sono le produzioni di mais posto 100, vedete la produzione, nel 1866. E lo stesso nel 1866 è posto a 100 la superficie. Vedete che aumenta la superficie, aumenta la produzione. Quindi fino al 1930, prima della Rivoluzione Verde, tutto andava con le superfici, cioè non aumentavano le produzioni. Dal 1930 le superfici stagnano, anzi calano, del mais, invece le produzioni fanno un salto in avanti enorme. Ecco, questo si chiama Rivoluzione Verde. Qui entrano gli ibridi e qui c'è una forbice sempre più ampia tra la produttività, le rese, quindi ettariali, che sono a questo punto 18 rispetto all'1 che erano nel 1866, e le superfici che sono 2 rispetto al valore del 1866. Ecco, lo cogliamo qui. Qui vediamo l'andamento della popolazione, che aumenta in modo sostanzialmente lineare, la popolazione mondiale, non è in modo geometrico in effetti, però questo aumento lineare è quello che ci porta nel 2010 a avere 7 miliardi di abitanti. E vedete però, queste sono popolazioni indicate dall'800 d.C. Fino al 2010. Quindi la scala delle ascisse non sono regolari. Qui vediamo invece l'andamento delle terre coltivate, dall'800 d.C. fino al 2010. Vedete che dal 1950 più o meno, 61, le superfici non aumentano più. Cioè stiamo vivendo intensificando, che è la cosa che non potremo fare in futuro se non intensificare, perché non ci sono più terre nuove da coltivare. E questo è un elemento potente di riflessione per gli agronomi degli ultimi 50-60 anni. Su questo, secondo me, la categoria dovrebbe avere una posizione ben chiara, ecco, sul fatto del cosa facciamo. Ecco, teniamo questo tipo di agricoltura? Teniamo un'agricoltura in cui le rese non contano? Ecco, queste sono cose su cui dobbiamo interrogarci anche in modo... però, ecco, se voglio ricordare alcuni personaggi che hanno fatto la crescita dell'agricoltura, ricordo l'assistenza tecnica, le cattedre ambulanti. Questo è una sorta di agronomo ignoto, diciamo così, perché Salvino Braidot, non lo conosco, l'ho trovato la sua foto perché sul dizionario biografico dei friulani ho trovato questa foto di Braidot Salvino, laureatosi in scienze agrarie nel 1923 alla Scuola Superiore di Agricoltura di Milano, dal 29 al 37 titolare della cattedra ambulante di Udine. Probabilmente alcuni amici che hanno lavorato a Udine hanno qualche idea, che stanno seguendo anche questo convegno, di chi fosse appunto Salvino Braidot. Però ecco, sono un fenomeno post-unitario questo, sono i tecnici agrari che divulgono l'innovazione con varie modalità. Ad esempio le conferenze presso gli agricoltori, si chiamavano cattedre ambulanti, arrivavano nelle aie, facevano delle cose anche molto scenografiche, del tipo c'era un frumento ingiallito perché non si era data l'intrattatura invernale, disegnavano la scritta asino, e dopodiché, dopo un paio di mesi, vedevano che dove c'era dato il nitrato, col nitrato si disegnava la scritta, a questo punto vedevano che nel campo compariva la scritta asino, il resto restava giallo. A questo punto questo serviva di educazione agli agricoltori. Sono piccole cose che però ci ricordano la temperie che si viveva in quell'epoca, come anche ricordo la temperie che ha portato a grandi personaggi come Nazareno Strampelli, di cui non ho avuto modo di parlare per motivi di tempo, molto vicino anche alla nostra, appunto c'era l'agricoltura che è di Sant'Angelo Lodigiano, che con la moglie Carlotta, per le donne hanno un ruolo importantissimo nella storia dell'agricoltura, i geni sconosciuti che hanno domesticato i cereali probabilmente erano donne, non erano uomini, erano geni, ecco, mettiamola così. E poi l'invenzione di frumento a taglia bassa, ecco, quindi sia Strampelli, l'inventore,
e poi Burlao che li ha sostanzialmente diffusi a livello mondiale. E qui ricordo, finisco ricordando un personaggio che abbiamo nel cuore, molti di noi, che si chiama Nikolaj Vavilov. Sono le ultime slide, poi c'è solamente una slide di conclusione. Vavilov è un gigante del... Scusate, uso termini enfatici perché cerco di riportare l'attenzione su chi veramente è stato grande. Vavilov ha una biografia di grande levatura, colloquia con i grandi genetisti del XX secolo, che sono genetisti mendeliani, e con alcuni viaggi intorno al mondo, fatti tra il 1916 e i primi anni 30, riesce a definire i centri d'origine delle culture, creando praticamente anche è l'antesignano delle banche del germoplasma, perché a San Pietroburgo, presso l'istituto in cui lavora, che era una banca del germoplasma con 250.000 cessioni, probabilmente da tutto il mondo. Con quella la Russia avrebbe potuto creare le nuove varietà che avrebbero alimentato il popolo sovietico, perché la Russia è caduta, il sistema orientale è caduto per mancanza di cibo nei negozi. Questa è una cosa che dobbiamo tenere tutti conto. E a un certo punto però la genetica mendeliana non piace più al regime. Stalin decide di optare per la genetica lamarckiana, che era di un personaggio molto legato al regime che si chiamava Lysenko. Lysenko è allievo di un agronomo autodidatta, diciamo, che si chiama Michurin, e a questo punto Lysenko divulga questa idea secondo cui in sostanza il fenotipo agisce sul genotipo, cosa che non è del tutto sbagliata perché l'epigenetica ci dice questo, però in realtà un conto è se tu dici, proponi una teoria, un conto è se spedisci in prigione il sostenitore o fai in modo che finisca in prigione il sostenitore della teoria contraria, cioè il mendeliano. Allora il mendeliano Vavilov lo vediamo in questa foto segnaletica nel 1940, ecco, lo vedete gonfio, perché se leggete, se qualcuno di voi avrà l'occasione di leggere Vita e destino, per esempio, di Grossman, piuttosto che Alexander Solzhenitsyn, Arcipelago Gogol, si renderà conto di come funzionava il sistema carcerario sovietico. E a questo punto, ecco, nel 2023 ci sarà l'anniversario, appunto, lui muore nel 43, quindi nel 2023 c'è l'80esimo, se non erro. Ecco, cercheremo come museo di dare rilevanza, dare spazio a questo tipo di... ha una riflessione anche storica su questo personaggio, che è veramente un personaggio chiave, perché è alla base di molte delle novità, delle innovazioni che noi abbiamo. Questa è un po' la cosa su cui... l'ultimo personaggio su cui volevo trarre la vostra attenzione. Alcuni tratti comuni a molti personaggi di questa galleria, l'ultima, così poi abbiamo tempo anche per qualche domanda. La visione generale dei problemi e l'approccio quantitativo. Guardate che vi ho mostrato in molti casi il fatto della quantità, l'attenzione alla quantità. Lo stesso Tarello, c'è una citazione che non vi ho fatto, ma era molto attenta a questo aspetto. L'attenzione all'innovazione tecnologica basata sui risultati della ricerca scientifica. Noi ci chiediamo dottore in scienza agraria, ecco questo, pensiamoci bene un po' tutti, ecco, su questo. Poi l'idea secondo cui le piante coltivate nutrono il mondo solo se le nutriamo, dissetiamo, le proteggiamo da avversità biotiche e abiotiche con mezzi chimici, fisici e biologici. Questo secondo me sono gli elementi che ci dà questa storia, ma per quello che ho cercato ovviamente di mostrare. Di strada ne abbiamo fatta tantissima, sono detto 10 millenni, forse 20, e tanta ne resta da fare. Però vi ricordo una frase, qui chiudo con Virgilio, che non ho citato, e sono colpevole di questo: labor omnia vincit improbus, et duris urgens in rebus gestas, cioè ogni difficoltà è vinta dal lavoro tenace e dal fiero bisogno che incalza nelle difficili circostanze. Quindi di lavoro ne abbiamo tanto da fare, e faccio anche voi colleghi agronomi tutti i miei auguri, ecco, per la vostra commissione. Con questo ho finito, ecco, se avete domande sono ben felice di poter rispondere, se sono capace. Bene. Quindi, professore, ha finito? Sì, ho finito. Bene, grazie. Allora, intanto la ringrazio a nome, insomma, dell'Ordine di Pisa e anche da parte di Marco Carbone, che nel frattempo mi ha messaggiato via chat per sapere come andava. Certo. Ho detto che è andata molto bene, è stata molto interessante. E infatti vedo già che cominciano i primi ringraziamenti sulla chat. E io avevo quelle domande di prima che gliela rifaccio, sì. Insomma,
al suo. E poi ce n'è aggiunta anche un'altra, se sì. posso. Il periodo più bello e più brutto nella storia dell'agricoltura, diciamo, italiana, secondo lei? E poi l'altra domanda, visto che parliamo di agronomi, quali sono o quali dovrebbero essere le caratteristiche principali del professionista agronomo oggi, secondo sì. lei? Allora, sulla prima ho risposte probabilmente più stringenti rispetto alla seconda, perché è un pochino più complicata, perché la nostra professione è talmente ampia che ci perdo. Però adesso arriviamo alla, vediamo la prima. Sulla prima, io dico che il periodo peggiore è stato sicuramente il periodo in cui l'Italia è stata percorsa dagli eserciti. E la, guardate, quando mi sono trovato... Adesso, la Seconda Guerra Mondiale, per esempio, è l'ultimo esempio di questa situazione. Non stiamo adesso noi siamo stati liberati, quindi non è la mia, non è una voglia di fare di ricostruire la storia, però vi dico che quando il crollo delle produzioni agrarie che si vedono nelle statistiche agrarie tra il 43 e il 45 è fenomenale. E ancora più fenomenale è stato il crollo che si è avuto tra la fine del 400, la discesa di Carlo VIII, poi le grandi battaglie che si combattono su terreni fertili di solito. Per esempio, pensate alla Lombardia, campo di battaglia, il Ducato di Milano fatto a brandelli, ridotto a brandelli dai francesi, dagli spagnoli, da altre potenze che si giocano i destini d'Europa lì. Ecco, questi sono i momenti peggiori sicuramente, ma per le stesse popolazioni che hanno sofferto in modo tremendo. I momenti migliori erano i periodi in cui non c'erano carestie. Ecco. Sicuramente ogni generazione ha avuto del buono o del cattivo, ogni generazione fino a circa 50 anni fa ricordava la fame. E questa secondo me è una cosa che dobbiamo sempre ricordarci. Quindi ecco, era il bello quando non c'erano carestie. E le carestie ne abbiamo avuto una sequenza enorme. C'è un bellissimo libro di Lelia Cracco Ruggini, che è una storica, che scrive questo libro che si intitola L'economia granaria di Roma. Scusate, non l'economia granaria, è l'economia dell'Italia annonaria. L'Italia annonaria era quella che riforniva Roma. E lei tratta di questo aspetto durante la fase di decadenza dell'impero romano e sotto i regni romano-barbarici. Ecco, la cosa che emerge è la quantità di carestie che abbiamo. Questo, secondo me, sono i periodi peggiori. Poi ci sono i periodi di idilliaci, ovviamente, però sono difficili, sono brevi. Anche, ad esempio, il Medioevo, che secondo me è un ambito in cui mi ci perderei volentieri. Però penso che ha avuto un periodo buono. Poi pensate al 347-48 con la grande peste, ma prima avevamo avuto delle carestie molto brutte già dai primi anni del 300. Quindi in effetti l'epoca ideale non c'è mai stata. Insomma, questo un po'. Forse l'ideale lo stiamo vivendo proprio adesso, in termini proprio di disponibilità alimentari. Ecco, però non saprei, non ho elementi, diciamo, per lo fermare fino in fondo. Ecco, sulla questione dell'agronomo, la nostra è una professione molto, molto complessa, molto difficile. Però ecco la cosa che posso dirvi io, perché insegno agronomia generale e coltivazione erbacea a Brescia, e cerco sempre di instillare nei miei ragazzi o ragazze una visione quantitativa dei fenomeni. Esempio, per me l'agronomia è molto modellistica. Lo so che è limitativo, però fare capire che una pianta lavora con certi tipi di meccanismi quantitativi e sapere in modo quantitativo rispondere ai problemi, che possono essere i problemi di quanta acqua portare, quanto azoto, quanto fosforo, quanto potassio, eccetera. Fare conteggi quantitativi, perché altrimenti l'ingegnere agronomo ci mangia in testa. Questa è una cosa che secondo me è molto importante. Essere attenti alla quantità, questo è l'unico consiglio che mi sento di portare. Ecco. E poi avere questa visione storica che ci distingue, ci rende unici. Bene, bene, grazie, grazie. E io al momento non vedo altre domande sul chat e non posso dare la parola a chi vorrebbe parlare perché il sistema non me lo consente e quindi non so, se non ci sono altre domande io ringrazierei il professore, vedo che ci sono varie complimenti sulla... Vediamo un attimino, aspetti... Se qualcun altro avesse domande, lasciamogli ancora 2 o 3 minuti, io non ho problemi. Per carità, tutti la ringraziano, molto interessante la lezione, e complimenti vivissimi. E vediamo un pochettino. Ci vuole qualche critica, dai, qualcuno che dice che questo è una sciocchezza. Dai, forza qualcosa di diverso. Una chat dice: educare la popolazione mondiale ad un'alimentazione sana, con un ridotto consumo di carne, utilizzare ottimi cereali, evitando di utilizzare il 40% della superficie coltivata.
Sì, su questo ho qualche cosa da dire, se permette. Prego, prego, prego. Allora, attenzione, questa cosa qui della zootecnia, perché sono d'accordo con lei, il consumo di carne deve essere, col collega, ecco, che ha fatto questa domanda, il consumo di carne deve essere moderato, questa è una cosa fondamentale. Però attenzione, scusate, gli animali domestici oggi consumano il 30% dei cereali, però producono il 25% delle proteine, non scordiamoci mai questo aspetto. E le proteine animali sono di qualità elevatissima. Allora, carne, magari poca, molto latte. E cerchiamo di utilizzare le cose bene, non facciamo diventare l'uomo erbivoro, perché secondo me sarebbe un errore strategico, anche perché la zootecnia oggi gestisce dei sottoprodotti che altrimenti sono inutilizzabili. Allora, a questo punto vi invito a considerare anche gli aspetti legati, non fatevi solo trascinare dall'idea tutti erbivori per mangiare tutti, perché attenzione che la parte proteica che ci danno le piante non è equilibrata, eh? Quindi quella è una cosa su cui ci sarebbe poi da fare un ragionamento più ampio. Quindi ecco, Sono bisogna equilibrare, arrivate altre ecco. domande, professore. Allora vado in ordine. C'era un collega che voleva sapere l'aneddoto sul soprannome di Scrofa. Ah sì, perché un suo vicino di casa, mi fa piacere, lo so, una cosa che è abbastanza volgarotta, mi rendo conto, a volte ci vuole anche questo, non si può solamente vivere di cose molto aulide. Allora, Tremelio aveva avuto una, aveva, gli era capitato nel podere, perché lui viveva in una casa in cui c'era una scrofa vicino, che aveva un vicino. Questa scrofa passa nel suo podere e lui le taglia la gola e se la vuole mangiare. A questo punto il vicino gli piomba in casa e vuole sapere che fine ha fatto la sua scrofa, perché l'ha vista entrare nel suo podere. A questo punto lui cosa fa? Visto che sta arrivando il vicino, se ne accorge prima, nasconde la scrofa nel suo letto. Scrofa ammazzata, quindi gli aveva tagliato la gola questa scrofa. Quando il vicino entra, lo porta, le fa girare tutta la casa e gli dice: vedete, la scrofa non c'è. Certo, c'è una scrofa che è mia moglie, che è lì nel letto, e il vicino se ne va. E a questo punto, ecco che allora però il soprannome gli era stato appiccicato. Questo è l'aneddoto, eh. Non so dirvi se sia vero o se Un'altra sia una domanda. malignità dei suoi detrattori. Allora, dice Giuseppe, buon incontro. Volevo chiedere al professore come si può spiegare questo declino della figura dell'agronomo nel tempo, da figure fondamentali dell'Unità d'Italia ad oggi. Quanto abbiamo perso in importanza tra le professioni? Complimenti per la lezione. Sì, in realtà non è che siamo. Se io guardo le statistiche, per esempio, di impiego, i laureati in agraria trovano impiego molto rapidamente, prima di altri. Però è una cosa che io ho notato, perché io insegno, guardate, insegno dal 1992, e quando ho iniziato a insegnare usavo tantissimo i metodi quantitativi. E questo è un problema non solo degli agronomi, ma anche di altre categorie. Quindi è la scuola italiana che fa fatica oggi. E allora a questo punto, secondo me, noi difettiamo in quella cosa che invece vediamo negli ingegneri. Allora perché alcuni propongono l'ingegnere agronomo? Io dico no, dobbiamo restare agronomi, però dobbiamo essere più vicini alla cultura quantitativa dei fenomeni. Secondo me questo è vincente, insieme a una coscienza professionale forte. Però Leggo la questa sua è molto piccola la mia idea, non domanda, vale niente probabilmente. Ve la butto lì così. È solo un modo di interpretare che ho io. Io tra l'altro tenete conto, perché vi dico questo? Perché la mia professione si sviluppa in un ramo molto specifico che è quello dell'agrometeorologia, in cui io lavoro per, non so, per consorzi, per aziende, eccetera, nel fare analisi quantitative sul territorio per individuare gli areali più vocati per questa o quella cultura. È chiaro che io sono molto sensibile agli aspetti quantitativi, quindi vedete che alla fine io vedo me stesso, e quindi ognuno di voi potrebbe raccontarmi la sua storia, che è molto diversa dalla mia. Quindi, prendete la mia solo come un esempio, ecco, non prendetela come oro colato. un'altra domanda da Michele Vollaro dice: quanto è importante la figura dell'economista agrario? È iperfondamentale. Io sempre, spesso si lavora per compartimenti stagni, e questa è una cosa di cui ho carissimi amici che sono economisti agrari. Però spesso, per tante ragioni, non riusciamo mai a scrivere lavori insieme. Ce lo riproponiamo ogni volta che ci troviamo, poi non riusciamo a scrivere.
scrivere lavori per riviste scientifiche, intendo, perché io faccio parte del mondo scientifico, quindi cerco cioè pubblico su riviste scientifiche. E allora ecco che, però è fondamentale, se non ci metti l'aspetto economico, che senso ha tutto quello che dici? Cioè, se dietro a questi miei ragionamenti non ci piazzi poi alla fine qual è la rilevanza economica, c'è poco da parlare di triade mediterranea se poi non dai la... Quindi, ecco, l'esortazione all'economia, l'altra cosa, ecco, al fatto del far lavorare insieme. Noi siamo già bravi a fare, come si chiama, a mettere insieme tante cose, perché l'agronomo è molto bravo nell'affrontare in termini generali la cosa. L'agronomia generale è un inno all'interdisciplinarietà, perché mette insieme geologia, pedologia, agronomia, botanica e tantissime altre cose. Però dobbiamo essere più stringenti e poi fare valere le nostre posizioni con la parte economica, perché su quella effettivamente a volte non siamo così stringenti. Ho trovato un'altra domanda e gliela giro. Sì. Dice: è vero che più del 70% della superficie arabile è destinata ai foraggi per animali? Ora non so a che si riferisca, se all'Italia, se all'Europa, al mondo, non so. Allora, aspettate, sugli arativi no, perché io almeno ho il 30% sulle grandi colture, quindi se il 30% dei cereali a questo punto non può essere il 70%. Attenzione, il 70% può starci perché noi abbiamo 1,5 miliardi di ettari di arativi, ma abbiamo 3 miliardi e 200 milioni di ettari, scusate, di pascoli e prati. Quella roba lì, per esempio, senza zootecnia, voi non la sfruttate. Allora ecco che il pastore errante per l'Asia, lo dico spesso, la mia battuta, il pastore errante per l'Asia non è un delinquente. Cioè facciamo anche la zootecnia, sfruttiamo queste risorse che altrimenti non sono sfruttabili. Niente, c'è una comunicazione di un collega che dice che è stato molto contento, molto interessante e vorrebbe approfondire questi argomenti con altre giornate simili. Quindi, professore, ci pensi perché è richiesto, insomma. No, grazie, grazie. Sono contento, no, sono contento di aver trasferito qualcosa. Io non ho figli, per cui se posso trasferire qualcosa ad amici e colleghi sono sempre molto contento, insomma, Sì, per lasciare vedo qualche che ha traccia. scritto altri, Francesca Moscatelli da Pistoia, insomma, che gli è piaciuta, vorrebbe rifare. Quindi, insomma, si mette anche d'accordo con Marco, che dice che poi glielo dirò anch'io, che è piaciuta molto questa Grazie. giornata e vorremmo approfondire, insomma. Potremmo anche aspettare, insomma, dico una cosa, insomma, visto l'aspetto femminile, anche le donne, diciamo, Esatto. nell'agronomia, insomma, per non Sì. fare sempre soliti maschilisti, insomma. Lo so, è che spesso, sai cosa succede? Lo vedo anche nelle famiglie, una volta la donna tendeva a lasciare spazio all'uomo, quindi dietro a tante la vediamo anche col curì, no? Mutatis mutandis, alla fine la parte femminile non emerge, perché la donna tende a stare è più riservata, quindi a volte... Io penso per esempio ai geni sconosciuti, sono veramente sconosciuti, ma chi è che stava lì a curare guardi la moglie di Strampelli, per esempio. Perché Strampelli, la moglie lo aiutava così? Perché Strampelli ci vedeva poco. E vedendoci poco, la moglie con gli occhiali, tra l'altro, Carlotta, a cui lui dedicò anche un frumento, se non erro, sì. Carlotta Strampelli è una varietà di frumento, se non erro, quanto tenero, non sono sicuro. Ecco, lo aiutava tantissimo in questa cosa. Però alla fine il personaggio di cui ci ricordiamo è Nazareno. È effettivamente così. Mi dolgo di questa cosa, in effetti, sì. Ok. Io non vedo altre domande, se per caso me ne fosse sfuggita qualcuna mi scuso con i colleghi, con chi ha, però mi pare... Me ne mandi, io cerco di rispondere, ecco, se c'è qualcosa. Se lei vuole ridare la sua mail, non so se c'era, se la può scrivere nella chat, Sì. oppure... Sì, Però... ve l'ha detto luigi.mariani@unimi, mi come Milano.it. Ok, luigimariani@unimi.it, questa è la mail. Luigi.mariani, ecco, mi raccomando. Certo. luigi.mariani@unimi.it, questa è la Benissimo. mail del professore, quindi chi vuole poi ha domande personali gli può scrivere. Bene, io con questo chiuderei la serata e ringrazio tutti i professori, ringrazio tutti i partecipanti, vedo continuano ad arrivare ringraziamenti da parte di tutti, sono Grazie anche a stati voi. circa una media di 120-130 partecipanti, quindi Niente, bene, andata bene. niente. Ringrazio il professore, ci vediamo a settembre, poi pensi a qualche altra giornata simile che vedo che sono molto interessanti.
Perfetto, no, abbiamo trovato un argomento su cui sono contento perché possiamo avere una strada, ecco, anche per riflessioni storiche, senza appesantire troppo, sennò diventa noiosa. No, vabbè, un paio d'orette non guastano, vanno sempre bene. Vabbè, D'accordo, grazie, grazie arrivederci. dottore. Buonasera a tutti, arrivederci. Buonasera, buonasera. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci.